Molto, però diciamo che stiamo parlando proprio di qualcosa che va a toccare ogni aspetto della società, anche non strettamente economico e istituzionale. E grazie a Sottosopra, devo veramente ringraziare questa realtà virtuosa, luminosa. È Gian Domenico, siete lì. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti, ben ritrovati all'ultima giornata di questo ciclo Sottosopra. L'iniziativa, la giornata, ma in realtà è già partito venerdì scorso e mercoledì, è dedicata alla riappropriazione del ruolo dello Stato. Perché ci dobbiamo appropriare del ruolo dello Stato e qual è quindi il ruolo dello Stato che noi vorremmo riabilitare, diciamo. Oggi, stamattina, abbiamo due ospiti, il secondo sta arrivando da Roma col treno, dovrebbe essere già più o meno qua. Il primo ce l'avete qui davanti, di fianco a me, Ivan Invernizzi. Buongiorno a tutti. E poi arriverà anche Thomas Fazzi. Ivan Invernizzi è un studente e attivista molto attivo, che diciamo così milita per Rete MMT, come si vede dalla slide, e qui anche per raccontarci a grosse linee, ovviamente, di che cosa si tratta questa MMT, che non è altro che un acronimo per Modern Money Theory, e soprattutto è venuto per raccontarci di una loro ultima esperienza, cioè ultima, non so se è l'ultima, però un'esperienza che hanno recente, molto recente, dell'anno scorso, che è servita a connettere diversi piani, il piano accademico, piano dei non accademici, dei militanti, e anche piano, è anche stato importante per diciamo mettere insieme anche culture nazionali diverse, perché il contatto tra gli italiani e gli americani, tra gli americani e gli spagnoli, insomma, penso che a questo punto sarà lui a raccontarci di che cosa si tratta. Passo la parola a Ivan per la sua presentazione e poi casomai c'è un paio di domande dopo. Allora, si sente se parlo così? Prendi questo, meglio. No? Allora uso il microfono, non sono abituato. Allora, grazie a tutti. Prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori. Queste cose non emergono da sole. Queste cose non si fanno da sole. Se io oggi qua sono qui a parlare, è bene sottolinearlo, è evidente ma è bene ricordarlo, è perché ci sono delle persone volontarie che per l'amore dell'umanità, l'amore del progresso, l'amore della partecipazione politica, l'amore per la loro comunità, si donano e organizzano queste cose, organizzano questi eventi nonostante tutte le difficoltà che ci possono essere, nonostante che non sempre queste cose vanno benissimo, oggi speriamo di sì, però sono secondo me dei veri patrioti, dei veri, come dire, dei veri progressisti. Il progresso non è qualcosa di spontaneo, viene perché ci sono queste persone. Cioè, se oggi noi non viviamo come degli animali, come è successo fino all'altro ieri, che fino all'altro ieri le popolazioni vivevano a livello di sussistenza, è perché ci sono persone così. Quindi ieri c'era quell'1%, 2%, 5% della popolazione che faceva questa azione assolutamente fondamentale che spingeva al progresso, e oggi ci sono loro. Quindi bisogna riconoscere che hanno un ruolo storico, non soltanto un ruolo di intrattenimento, perché le cose di cui parliamo oggi non sono semplicemente per riempire una domenica. Quindi ancora grazie a Marcello, che è un professore universitario, e non è cosa comune che un professore universitario scenda tra la plebe, il volgo. Esatto. Quindi no, grazie mille. E lasciate, adesso farò una piccola, vi dirò brevemente cos'è la realtà di cui faccio parte, l'organizzazione di cui faccio parte. Poi proverò a darvi due intuizioni su quello che è, diciamo, la struttura portante del messaggio. E poi vi parlerò di questa esperienza pratica, no? Di questo risvolto, questa azione di militanza che abbiamo organizzato a livello internazionale. Rete MMT è un'organizzazione di base, un'organizzazione che fa divulgazione scientifica in ambito economico,
che potete vederla un po' e fa militanza legata a questa consapevolezza, a questa conoscenza. Potete interpretarla, se volete, un po' come l'Amnesty International dell'economia, come la Greenpeace dell'economia, come quindi un'organizzazione non governativa, un'organizzazione fatta da attivisti, che ha una base scientifica nelle sue azioni, che però vuole cambiare il mondo, no? Non soltanto capirlo, ma cercare di fare qualcosa per cambiarlo. Allora, la storia non è lineare, la storia dell'uomo non è qualcosa che cambia in maniera costante, ci sono delle biforcazioni, ci sono dei momenti critici, non è che un'associazione, un'organizzazione come la nostra, fatta in tutto da un centinaio di persone, può pensare di riuscire a ribaltare il capitalismo, cambiarne la forma da sola. Quello che ci proponiamo di fare è di porre le premesse perché quando ci siano dei momenti favorevoli, che non dipendono da noi, quindi momenti favorevoli per, come dire, mettere in crisi il sistema vigente, diciamo la struttura vigente, come può essere una crisi economica, piuttosto che degli shock che vengono dall'esterno, ci siano, diciamo, le reti sociali, ci siano le connessioni tra i vari ambienti, ci sia la consapevolezza che c'è un messaggio alternativo, ci sono delle lenti per guardare il mondo che danno delle soluzioni alternative. E quindi noi cerchiamo di creare queste premesse, cioè per farvi capire, i bolscevichi non si sono organizzati nel 17, erano lì da un po' di tempo, da 20 anni, ok? Da una parte, ma dall'altra parte anche i nazisti, non è che nel 33 che si sono organizzati, erano lì da un po' di tempo, anche quando nessuno in realtà gli dava retta. Però quando ci sono stati dei momenti nella società critici, quando la rabbia sociale, come dire, è emersa, quando diversi strati nella società si sono posti delle domande, hanno cercato delle risposte alternative a quelle vigenti, erano pronti. Okay? Quindi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, contribuire a questo. Contribuire a questo. Poi siamo assolutamente consapevoli di non essere da soli, ci sono altre persone che magari anche in altri ambiti fanno altri progetti, ma cerchiamo di creare questa potenziale alternativa. Come facciamo per quanto riguarda il progetto della Carta di Madrid? Cosa abbiamo fatto? Sostanzialmente abbiamo creato un programma minimo con delle basi scientifiche molto solide per l'eliminazione della povertà, l'eliminazione della disoccupazione del lavoro ricattabile e quindi la costruzione, diciamo, di un punto di partenza con degli strumenti politici, cioè con dei programmi pratici politici da applicare, che potessero raggiungere degli obiettivi che da diverse prospettive, da diverse, diciamo, culture poteva essere apprezzato. Quindi volevamo far confluire soggetti diversi, ambienti diversi, su una carta di base. Non che questa carta il giorno dopo avrebbe cambiato il mondo, ma rappresentava un precedente, rappresentava un'esperienza da cui partire. E niente, in realtà adesso io vorrei quindi darvi un attimino due elementi, no? Del nostro messaggio, perché noi, come dire, non proponiamo solo delle conclusioni, ma proponiamo, diciamo, delle lenti con cui guardare il mondo, cioè con un apparato scientifico, un sistema organizzato, un sistema di pensiero organizzato con cui si può capire la società in alcune sue dimensioni fondamentali. Quindi vorrei, ecco, proporvi queste cose che sono, secondo me, assolutamente, non potrebbero essere più ad hoc, più centrati con un bel titolo come sottosopra, perché queste sono idee che veramente vi ribaltano il discorso vigente, ma proprio al 360 gradi. E quindi in pochi minuti vorrei darvi qualche intuizione. Per altre domande dopo potremo rispondere, però aspettatevi di sentire cose che sono difficilmente accettabili e di cui non siete abituati probabilmente, o almeno alcuni di voi.
Quindi di base il nostro messaggio, cioè che la premessa, diciamo, quella che poi è stata la Carta di Madrid, che è stata solo un'applicazione di questo tipo di pensiero, è il seguente, che le valute, i soldi, ciò che oggi muove tutto, sono delle creazioni pubbliche, delle creazioni statali. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esisteva lo yen prima che il governo giapponese lo inventasse. Non esisteva il dollaro, non esisteva la sterlina prima che il governo inglese le inventasse il concetto. Non esisteva il franco svizzero prima che il governo svizzero lo inventasse. Le valute sono delle creazioni pubbliche, ok? E sono dei monopoli, cioè una specifica valuta può essere creata solo da uno Stato, solo da un'entità, ok? E come monopoli ha delle come dire, deve rispondere a delle regole logiche, regole di base che valgono per ogni monopolio. E questa, diciamo, è un po' il primo fondamento, è il primo elemento fondante, la prima intuizione che voglio farvi passare, cioè che se le valute sono un monopolio, possono essere ritirate dal monopolista, possono essere riscosse da chi le crea, quindi riprese dal settore privato, solo dopo che al settore privato sono state date. Cioè il franco svizzero deve prima essere dato agli svizzeri o ai privati e soltanto dopo può essere ritirato dallo Stato. Non potrebbe essere altrimenti. È chiaro su questo? Cioè una valuta deve prima essere data ai privati e solo dopo può essere presa. Allora, come si chiama l'operazione con cui viene data ai privati una valuta? Spesa pubblica. Spesa pubblica è l'unico modo con cui una valuta, intesa come attività netta, viene data ai privati. La tassazione, invece, è l'operazione con cui viene ritirata. La tassazione necessariamente avviene dopo la spesa pubblica. Ogni franco svizzero che viene tassato dalla Svizzera, che viene riscosso con le tasse, è stato un franco svizzero che è stato prima speso, necessariamente. Quindi, se le tasse avvengono dopo la spesa, possono le tasse finanziare la spesa pubblica? E la risposta è no. E non è no, ci sono delle alternative e le tasse sono soltanto un modo per finanziare. Le tasse non possono mai finanziare la spesa pubblica. Cioè proprio negli Stati Uniti, ma in realtà anche in Eurozona, tutta la valuta che viene riscossa con le tasse, che viene presa dai privati, è stata necessariamente prima spesa dagli Stati. Quindi è questo il fondamento. Le tasse non servono a pagare la spesa pubblica. Mai. In uno Stato, che per quanto riguarda uno Stato, un'entità che crea la valuta. Cioè, questo vuol dire che ogni volta che vi hanno detto che le strade o gli asili non potevano essere rifatte perché c'erano gli evasori fiscali, vi hanno detto una bugia. Vi hanno detto una bugia. Andiamo avanti, quindi quando guardate alla moneta, alla valuta, dovete sempre aver chiaro che esistono due tipi di soggetti diversi. Esiste il settore governativo, chi crea la valuta, e il settore che non crea la valuta, quindi possiamo chiamarlo economia o settore privato, settore non governativo. Lo Stato impone le tasse sull'economia, sul settore privato. L'economia entra nella necessità di ottenere quella valuta. Quindi, per esempio, gli svizzeri hanno la tassazione in franchi svizzeri, sono obbligati a procacciarsi quella valuta per pagare le tasse, non hanno scelta, devono farlo. Quindi a quel punto lo Stato può spendere, approvvigionarsi di beni e servizi reali, che è l'obiettivo di tutto questo meccanismo, e poi parte della valuta creata con la spesa viene distrutta con le tasse. Okay? La differenza tra la spesa pubblica e le tasse sono i risparmi privati. Cioè se io sono lo Stato svizzero, spendo 100 e poi tasso 50, ai privati rimane 50 di risparmio. E quello è l'unico modo che hanno di avere risparmio nella mia valuta, i privati, okay? Non è che esistono altri. Adesso un'altra, diciamo la slide forse una delle più importanti, è questo. Cioè se il deficit pubblico e il risparmio privato in un anno
cioè i soldi che lo Stato spede in più di quelli che poi tassa, sono dall'altra parte il risparmio che rimane nelle tasche dei privati e il debito pubblico è la somma dei deficit pubblici. Allora il debito pubblico è il risparmio accumulato anno dopo anno, il risparmio è la ricchezza finanziaria privata. Non è un caso che i paesi che hanno più alto debito pubblico al mondo sono i paesi che hanno più grande risparmio privato al mondo. Giappone, l'Italia nel 1980, ma anche l'Italia più recentemente, avevano alto debito pubblico e poco risparmio privato. Non è un caso che i paesi che hanno basso debito pubblico o più basso debito pubblico abbiano anche un inferiore risparmio privato. Era il caso della Germania o dei paesi anglosassoni, che hanno ovviamente a pro capite notoriamente meno risparmi di altre nazioni. Ok, questo è quanto riguarda i numerini, la valuta, ma come noi sappiamo le persone non vivono, non mangiano i soldi, quindi io non sto dicendo che abbiamo la possibilità di creare i soldi, quindi possiamo diventare tutti ricchi così, semplicemente creando i soldi. Io quello che sto dicendo è una cosa diversa, è che essendo che siamo in un'economia monetaria, per attivare la capacità produttiva esistente sul territorio c'è bisogno di spesa. Okay? Quindi è il lavoro ovviamente che crea i beni reali, però il lavoro per essere attivato ha bisogno nella società odierna della valuta. E di qui non si scappa. Cioè finché abbiamo questo sistema, con la tassazione, con una valuta, con persone che cercano quella valuta, bisogna agire su quel problema. Non si può pensare di essere all'interno di un sistema come questo e fare un'isoletta in cui valgono altre relazioni. Perché? Perché la tassazione è imposta a tutti, non puoi scapparne. Ok. Il legame, il raccordo tra la dimensione reale, cioè la dimensione dei computer, dei tavoli, dell'acqua minerale che avete in bottiglietta sul tavolo, della camicia o dell'orologio, qual è il legame? Il legame è questo, per darvi l'intuizione, è che in un'economia monetaria, partiamo dai consumi, dal livello di consumi dipende il livello, in qualche misura, di produzione, dal livello di produzione e di occupazione. In realtà vale per tutti i tipi di spesa, anche per la spesa pubblica, anche per gli investimenti. E se noi con l'austerità diminuiamo il risparmio privato, perché cerchiamo di diminuire il deficit pubblico, avremo meno consumi, meno investimenti, meno spesa pubblica, quindi meno produzione, meno occupazione. Okay? Può anche non avvenire immediatamente, ci può essere un lag, però diciamo che esiste un legame strutturale. E invece il contrario vale quando c'è deficit. Come siamo usciti dalla crisi del 29? Che non è la prima volta che siamo in una crisi con disoccupazione come adesso. Spesa deficit, ma non in un paese solo, spesa deficit in paesi che avevano anche come dire, dei sistemi politici molto diversi tra di loro. Cioè abbiamo che la spesa deficit negli Stati Uniti è stata fatta col New Deal, quindi diciamo con il governo Roosevelt, quindi un governo molto di sinistra per gli standard americani. In Germania è stata fatta dai nazisti, in Scandinavia è stata fatta dalle socialdemocrazie. Okay. Però è la spesa deficit che ha fatto uscire dalla crisi del 29. Invece noi oggi facciamo austerità. Veniamo alla Carta di Madrid. La Carta di Madrid, che potete vedere, andare sul sito internet, cercate Carta di Madrid Rete MMT, c'è una pagina fatta apposta, la potete scaricare, leggere con calma. È abbastanza articolata, ma la potete anche trovare sul banchetto che l'abbiamo stampata. La Carta di Madrid era il tentativo di, come giustamente ha detto primo Marcello, creare un asse tra l'ambiente legato a Bernie Sanders, quindi gli Stati Uniti d'America, gli accademici MMT che di base sono americani, l'ambiente di Unidos Podemos, non solo Podemos, Unidos Podemos, perché c'era anche Izquierda Unida in Spagna, e ovviamente noi abbiamo dei cugini Red MMT che sono la stessa, come dire, i nostri cugini, i nostri analoghi in Spagna, e con l'Italia.
Vabbè, l'Italia, diciamo, è un po' imbarazzante per me dire il nome del politico che abbiamo portato, perché poi diciamo che ha preso vie diverse, quindi balzo molto. Però diciamo che abbiamo cercato di creare questo asse tra questi tre paesi, che poteva poi entrare in interazioni con altri tentativi di dialogo, ovviamente. Per farlo abbiamo, come dire, messo un documento che faceva da sigillo, abbiamo fatto un evento al Parlamento spagnolo e poi all'Istituto delle Belle Arti, che è vicino al Parlamento spagnolo a Madrid. Trovate tutti i video su YouTube, sul canale YouTube di Rete MMT. E poi quindi abbiamo cercato di ottenere un consenso che abbiamo trovato su questi punti. Per Unidos Podemos avevamo diversi parlamentari, anche il responsabile economico di allora di Unidos Podemos. Avevamo Pavlina Cerneva, che è un'economista MMT americana che ha lavorato anche, e comunque è nel giro di Bernie Sanders negli Stati Uniti. Ed ecco, quindi abbiamo fatto un evento pubblico, un evento invece fatto per i parlamentari, ed è stato, come dire, un riferimento per un domani, nel senso che un domani, nel momento in cui ci sarà bisogno di sfruttare attivamente questo tipo di asse, l'asse c'è, perché continuiamo a essere in comunicazione. In Spagna stanno facendo delle proposte di legge, ovviamente delle cose che mirano a degli elementi specifici, sempre con Unidos Podemos, e ovviamente in Italia abbiamo questo documento, abbiamo quindi, grazie a questa operazione, siamo stati invitati da questa realtà come Sottosopra, che secondo me è veramente virtuosa. E niente, quindi noi cosa abbiamo proposto in questa carta di Madrid? Abbiamo proposto, oltre a fare deficit, oltre quindi a aumentare l'attività economica, diminuendo le tasse, aumentando la spesa pubblica, come può essere, eliminiamo l'IVA e aumentiamo la spesa pubblica per rimettere, come dire, in sesto tutte le infrastrutture che abbiamo. Oltre a questo siamo spinti oltre promuovendo l'idea di piano di lavoro di transizione, che è uno strumento specifico della MMT con cui si toglie dalla ricattabilità la forza lavoro, cioè ogni lavoratore, lo Stato dice a ogni cittadino, a ogni lavoratore sul territorio, tu hai sempre un'alternativa di lavoro dignitoso, entrare nel piano di lavoro di transizione. Questo è quindi uno strumento di classe, è uno strumento che fa sì che la contrattazione di classe non possa portare lo standard di vita sotto a una certa soglia. Nel momento in cui tutti i lavoratori hanno un'alternativa dignitosa in termini di salario, quindi che li fa andare fuori dalla povertà, e anche allo stesso tempo dignitosa in termini di condizione, anche nel settore privato non ci potrà più essere nessuno che offre un lavoro che non rispetta almeno questi parametri minimi. E la logica è che, portando in alto il potere contrattuale della base della società, quindi del proletariato, in realtà si aumenta lo standard di vita di tutti, tranne che del vertice, perché anche un architetto, anche la classe media, anche i lavoratori specializzati, nel momento in cui un lavoratore non specializzato ha uno standard minimo, anche lui non andrà sotto quello standard minimo e probabilmente dovrà andare un po' sopra. Okay? Quindi nel momento in cui tu hai che gli operai non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese in condizioni dignitose, anche gli architetti non puoi pagarli meno di 1000 euro al mese, probabilmente dovrai pagarli un po' di più di 1000 euro. E piano di lavoro di transizione, e poi l'idea di base è anche lo Stato come architetto del futuro. Nel momento in cui abbiamo chiaro che uno Stato con la sua valuta non può fallire, che il debito pubblico, se tu hai la tua valuta, non è un problema, se è la valuta in cambio fluttuante, allora lo Stato si può far carico di quelle sfide, di quelle scommesse che il settore privato non può e non vuole fare. Quindi ricerca, quindi tutti gli investimenti più audaci che portano il vero progresso, che portano avanti la società. Negli ultimi 20 secondi, quindi mi viene da dire che
la cosa migliore che potreste fare è andare su il nostro sito, condividere la carta di Madrid su Facebook. Queste sono le foto dell'evento che abbiamo fatto a Madrid. Questi siamo noi, organizzatori che erano lì presenti. E niente, quindi potete andare sul nostro sito, condividere la carta di Madrid e la potete anche sottoscrivere, cioè potete firmarla. E grazie per l'ascolto, grazie per l'invito. E... grazie a te, Ivan. Una domanda velocissima da parte mia. Io devo dire che allora, la Modern Money Theory ha sicuramente tanti pregi. Uno di questi pregi è l'attenzione da parte di coloro che l'hanno ideata, formata, diciamo concepita, l'attenzione verso la diffusione sul grande pubblico, presso il grande pubblico. Infatti credo che questa sia un po' la missione che si è data la vostra organizzazione e il contatto che avete con in particolare gli economisti americani dell'MMT è una cosa che è abbastanza innovativa nei confronti di tutta l'accademia. Cioè loro stessi, gli stessi promotori della Modern Money Theory vogliono diffondere presso il grande pubblico la loro visione del mondo e cercano attivisti con cui restare in contatto, quindi non è concepita come una materia per soli, diciamo per discutere tra economisti esperti, tecnici del settore, economisti esperti, ma qualche cosa da diffondere, tanto è vero che questa MMT ha un successo diciamo abbastanza inedito per una teoria economica anche sulla blogosfera, no? Quindi sono stati anche molto bravi a sfruttare gli strumenti che la tecnologia moderna e contemporanea consentono di usare. Se qualcuno ha qualche domanda veloce, siamo qua, o se no possiamo anche riservare un secondo momento. Cioè, in ogni caso, se qualcuno vuole farmi delle domande vengono dopo. In ogni caso, Ivan Invernizzi, mi trovate su Facebook, io sono assolutamente disponibile a rispondere a qualsiasi domanda. No, Twitter non ce l'ho, almeno sì, però non lo uso, quindi Facebook per me è meglio, capito? Però posso anche darvi, come dire, il mio biglietto da visita, ci possiamo sentire anche su WhatsApp, nessun problema. Va bene, io inviterei Thomas Fazzi, che è appena arrivato, a entrare. Ciao. 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 Dopo un lungo viaggio, spero che ti sei riposato in treno. Come era? Eccoci qua. Allora, siamo qui riuniti, quindi la mattinata, diciamo, prosegue con questo nostro ospite gradito che anche lui ha un ottimo rapporto con la teoria MMT. Per lui è di formazione giornalista, diciamo professionalmente giornalista, di molte testate, insomma fa diversi interventi, esperto di, possiamo dire esperto, di Europa, mettiamola così, e recentemente ha stretto rapporti e scritto un libro insieme a Bill Mitchell, che se Ivan Invernizzi ha contatti con gli MMT americani, sì. Lui invece ha agguantato l'ala australiana, quindi noi siamo a metà strada dal punto di vista globale, no? Cioè quindi siamo un punto di incontro tra queste diverse ali dell'MMT. Hanno appena scritto un libro che in inglese suona Reclaiming the State, sì. E quindi io ora passo la parola a Thomas che ci parlerà delle tematiche, perché noi l'abbiamo invitato in quanto diciamo a una persona che ha riflettuto approfonditamente sull'inganno del neoliberismo, perché quando si parla di Stato si parla appunto di questo. Se noi vogliamo recuperare un ruolo fondamentale allo Stato, dobbiamo avere in mente dobbiamo combattere un'ideologia di fondo che ha negato a questo Stato un ruolo fondamentale nel dirigere l'economia. Lascio a te l'argomento. Ok.
Grazie Marcello per l'introduzione, grazie a Gian Domenico e agli altri di Sottosopra per l'invito a questa rassegna di incontri estremamente interessante. L'incontro con Bill Mitchell è stato per me illuminante, nel senso che appunto è stato lui. Conoscevo la teoria monetaria moderna, però ovviamente il fatto di riuscire a lavorare a stretto contatto con Mitchell per un anno che ho passato in Australia con lui a fare lavoro di ricerca è stato come un concentrato di studi economici che altrimenti avrebbe richiesto anni di studio probabilmente. Il libro nasce da una serie di conversazioni fatte tra me e Mitchell davanti a un caffè su diversi argomenti che però poi tornavano sempre a un tema centrale che è la crisi globale della sinistra e quindi dall'interrogarsi sulle cause di questa crisi e appunto parlando abbiamo cominciato a elaborare delle idee, delle teorie insomma che poi pian piano hanno preso la forma di un libro che appunto si chiama Reclaiming the State che uscirà in versione italiana credo intorno a ottobre, novembre e appunto quindi diciamo che se da un lato le ragioni della crisi della sinistra direi in tutto l'Occidente ma in particolar modo in Italia sono abbastanza lampanti e risiedono nel fatto noto che la sinistra ha introiettato sostanzialmente la visione del mondo delle classi dominanti, la sovrastruttura ideologica delle classi dominanti e quindi tutta una serie di dogmi, di assunti sulla realtà, dall'inevitabilità della globalizzazione alla superiorità della logica di mercato rispetto alla logica del pubblico, l'idea dell'inevitabilità della disoccupazione di cui penso che abbia parlato anche Ivan, l'idea che l'unica liberazione possibile al giorno d'oggi sia quella individuale piuttosto che quella collettiva e quindi l'attenzione a tematiche, questioni che riguardano i diritti civili ma molto meno quelle che riguardano i diritti sociali e tante altre cose e il che sostanzialmente porta la sinistra contemporanea a intendere la politica non come visioni di società, di modelli economici diversi, ma come gestione del presente all'interno di un modello che è quello dato, che è l'unico modello possibile e non si può cambiare. E, alla luce di ciò è la crisi innanzitutto elettorale della sinistra diventa facilmente spiegabile. Nel momento in cui masse crescenti di persone si rendono conto che il modello attuale non sta funzionando per loro e nel momento in cui appunto la sinistra è quella che sostanzialmente difende lo status quo, è normale che poi le masse di disoccupati, di sottoccupati e così via si rivolgono altrove, spesso a forze di destra che propongono soluzioni reazionarie ma comunque di rottura col presente, con lo status quo e credo che la parabola della sinistra e poi del centro-sinistra italiano sia veramente sintomatico di tutto questo e fino ad arrivare alla batosta elettorale che ha preso il PD alle ultime elezioni, poi se il PD sia di sinistra o meno questo no, potrebbe essere argomento di discussione ma è inteso come tale dalla maggior parte delle persone italiane, quindi così è. E, quindi appunto, se tutto questo è abbastanza ovvio, noi abbiamo cercato di rintracciare le cause più profonde, cioè cos'è che ha portato la sinistra, non solo in Italia, ad adottare no? una visione del mondo così diversa poi anche da quella della sinistra storica novecentesca. E abbiamo rintracciato le cause, o una delle cause principali, nella mutazione profonda della sinistra di pensare lo Stato. Quindi una mutazione profonda della maniera di sinistra di vedere il ruolo dello Stato nella società, nell'economia, e in particolare nell'accettazione dell'idea che lo Stato sostanzialmente non abbia quasi nessun potere, o non abbia più quasi nessun potere di intervento nell'economia.
e che quindi l'unica maniera per fare politiche di sinistra o di destra, dal punto di vista della sinistra, per fare politiche di sinistra, è di trasferire le competenze che un tempo erano degli stati a istituzioni, organismi sovranazionali, quali appunto l'Unione Europea, che secondo appunto la vulgata dominante sarebbero le uniche istituzioni oggigiorno in grado di intervenire efficacemente nell'economia, di regolare i mercati e così via. Diciamo, questa è una posizione che ha radici molto profonde. Noi nel libro cerchiamo di rintracciare un po' le radici storiche di questa di come si è arrivati a questa posizione. E tutti voi riconoscerete che questa è oggi la posizione, diciamo, dominante a sinistra, non solo in Italia, soprattutto, diciamo, per quanto riguarda il modo di pensare l'Unione Europea l'integrazione europea. E sottolineo, non solo in Italia, cioè, una settimana fa io e Mitchell abbiamo pubblicato sulla rivista americana che si chiama Jacobin, forse alcuni di voi conosceranno, un articolo sostanzialmente pro Brexit, auspicando, diciamo, o proponendo un'analisi, diciamo, pro Brexit di sinistra, e abbiamo subito una sorta di linciaggio virtuale sui social e altrove, da parte soprattutto di esponenti della sinistra britannica, che appunto ci hanno accusato di essere, diciamo, dei pazzi, di stare dalla parte degli assassini di Joe Cox, di stare dalla parte dell'UKIP, dei fascisti e così via. E questo per sottolineare che appunto questa è una posizione, cioè l'idea che l'unico orizzonte possibile sia quello europeo oggigiorno, e che chiunque proponga, diciamo, una riabilitazione di alcuni, diciamo, elementi dello Stato nazionale che sono stati persi in Europa, è immediatamente additato come un reazionario e così via. Per quanto riguarda, diciamo, le radici storiche di questo pensiero, come dicevo prima, vanno veramente molto molto indietro, ed è importante capire dove nascono, perché altrimenti è anche difficile immaginare come si possa arrivare, diciamo, o convincere certe persone che tale visione non è, diciamo, non affonda proprio nella realtà, ma è soprattutto ideologia. Ed è una visione che emerge negli anni 70 addirittura, ed è una visione in cui la sinistra ha giocato un ruolo fondamentale. E basti pensare che, per esempio, il primo governo che dichiara sostanzialmente morto il keynesismo non è il governo della Thatcher, ma è il governo laburista che precede quello della Thatcher, il cui primo ministro nel 76, James Callaghan, fa un famoso discorso alla conferenza nazionale del Partito Laburista, in cui sostanzialmente dice che il keynesismo è una cosa del passato, ormai il mondo sta cambiando e tutta una serie di trasformazioni globali in atto non permettono più di concepire l'economia e la politica come la sinistra l'aveva concepita fino a quel momento, e quindi è arrivato il momento di aprirsi a nuove idee e così via. Di fatto questo portò prima all'adozione di una serie di misure di austerità molto, molto stringenti, che poi di fatto spianarono la strada al governo della Thatcher. E, diciamo, poi ci pensò Mitterrand, anche lui esponente della sinistra del Partito Socialista Francese nei primi anni 80, a dare la botta finale sostanzialmente all'idea che lo Stato, all'idea comunque della possibilità della pianificazione economica statale, e quando qualche anno dopo essere stato eletto su una piattaforma radicalmente anticapitalista e socialista, di fatto fa dietro front e adotta anche lui, come aveva fatto James Callaghan qualche anno prima, un programma di austerità fiscale, deflazione salariale e privatizzazioni molto molto pesante. E si potrebbero citare altri esempi, ma questi sono sintomatici, sono particolarmente interessanti perché avvengono così presto. Cioè, il governo di Callaghan fine anni 70, il governo di Mitterrand inizio anni 80, quindi siamo agli albori della cosiddetta controrivoluzione neoliberista, che spesso è associata ai governi della Thatcher e di Reagan, ma che in realtà appunto in molte cose è stata anticipata da governi di sinistra o da governi socialisti. E quindi la domanda sorge spontanea: perché governi
governi di sinistra, quando la sinistra era, diciamo, una sinistra ben più radicale di quella di oggi, hanno di fatto gettato la spugna e hanno accettato in maniera così acritica questa una nuova narrazione che cominciava ad emergere verso la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sull'impotenza dello Stato, sull'inevitabilità della globalizzazione e tutti quegli aspetti che oggi associamo all'ideologia neoliberista e al neoliberismo, anche se al tempo non si chiamavano così. Le risposte sono molteplici, ovviamente era un contesto estremamente difficile quello degli anni 70 e degli anni 80, diciamo la crisi petrolifera, l'iperinflazione, in tanti non l'iperinflazione, ma comunque l'inflazione molto alta che si registrava in diversi paesi occidentali, il conflitto distributivo tra capitale e lavoro che era diventato sempre più acceso, e tutta una serie di altri elementi avevano effettivamente messo in crisi il modello keynesiano, che di fatto per 30 anni dal dopoguerra in poi era riuscito comunque a garantire più o meno, e diciamo con esiti molto diversi da un paese all'altro, era comunque riuscito a garantire quello che poi è stato chiamato, diciamo, un compromesso di classe tra capitale e lavoro, che riusciva a garantire da un lato salari decenti e crescenti ai lavoratori e dall'altro però profitti adeguati ai capitalisti. Questo sistema qua effettivamente entra in crisi negli anni 70. Il problema è che la sinistra finisce per accettare che l'unica soluzione possibile, fatta eccezione per la rivoluzione, che insomma nessuno era pronto a fare, che l'unica soluzione possibile fosse di fatto quella proposta dall'establishment. E noi, diciamo, argomentiamo che questo sia accaduto perché di fatto buona parte della sinistra si ritrovò priva di tutta una serie di strumenti analitici necessari per capire quello che stava accadendo. Ed è interessante, per esempio, notare come se uno si va a rileggere quello che scrivevano importanti economisti diciamo dell'area della sinistra, quindi economisti marxisti ma anche keynesiani negli anni 70, si nota una cosa molto interessante, per esempio, che la stragrande maggioranza degli economisti che scrivono nel corso, diciamo, a inizio anni 70, diciamo, ignora quasi totalmente quello, un passaggio storico fondamentale, che era quello, diciamo, che è la fine del regime di Bretton Woods nel 71, e quindi il passaggio da diciamo, un sistema a cambi fissi, in cui la capacità di emettere moneta è sostanzialmente limitata, determinata dalle riserve auree possedute dallo Stato, a un sistema che è quello attuale di un sistema monetario cosiddetto fiat, in cui la capacità di emettere moneta non è più vincolata né all'oro né ad altri metalli di alcun tipo, e quindi è sostanzialmente priva di vincoli tecnici. Se uno si va a leggere i libri degli economisti degli anni 70, nota che effettivamente questo piccolo dettaglio è quasi del tutto assente dalle analisi di tanti economisti. Quindi, per esempio, capita di leggere libri che sono stati anche molto molto influenti nel dibattito da sinistra, come per esempio La crisi fiscale dello Stato, che è un libro pubblicato, scritto da un economista marxista americano, O'Connor, che sostanzialmente, diciamo, argomenta la tesi secondo cui il conflitto distributivo, la crisi del sistema keynesiano, aveva determinato un sistema in cui la capacità dello Stato di regolare l'economia, di redistribuire ricchezza attraverso la spesa pubblica, di fatto era diventato sempre più impossibile, proprio perché, secondo lui, questo dipendeva dalla capacità dello Stato di tassare in maniera crescente i profitti dei capitalisti, che sarebbero stati sempre meno disposti ad accettare livelli di tassazione sempre più alti, e che quindi i governi non avrebbero avuto altra scelta che praticare l'austerity. Lui ovviamente criticava l'austerity perché diceva, ovviamente, gli stati, no, diciamo, risolveranno questa contraddizione prendendosela con i più deboli, quindi con i lavoratori. Però accettava l'assunto secondo cui la capacità dello Stato di spendere è determinata dalla capacità dello Stato di tassare, e in particolare, secondo O'Connor, di tassare i profitti dei capitalisti.
E questo fu un libro molto molto influente nel dibattito economico del tempo, ma capita ancora ora di sentirlo citato da economisti che ti dicono che appunto quasi intendono, diciamo, a fare un'apologia dell'austerity da sinistra, citando Connor e dimostrando come in realtà appunto vi siano vincoli molto pesanti alla spesa pubblica, perché anche oggi, come ieri, come dire, i margini di profitto delle aziende sono piuttosto esigui, e quindi, come dire, non è possibile aspettarsi che lo Stato possa spendere di più, perché questo comporterebbe tasse sempre più alte sui capitalisti, che sarebbero disposti ad accettare questa cosa. E se poi a questo aggiungiamo, diciamo, sul fronte keynesiano, che molti economisti keynesiani di fatto furono colti alla sprovvista dalla cosiddetta stagflazione degli anni 70, e quindi dalla simultanea, diciamo, emersione di tassi alti di disoccupazione e tassi alti di inflazione, che era una cosa che la teoria keynesiana, almeno nella sua versione mainstream, non contemplava, perché appunto si sosteneva che c'era sempre un trade-off, che c'era sempre, diciamo, che a tassi alti di disoccupazione tendenzialmente corrispondevano tassi bassi di inflazione e viceversa. Quindi, di fronte appunto all'emergere di questa situazione, diciamo, da alcuni inimmaginata e imprevista, di fatto molti economisti keynesiani cominciano anch'essi a mettere in discussione tutto l'impianto teorico keynesiano. Non tutti, perché ci furono anche keynesiani al tempo che spiegarono che in realtà una cosa che col senno di poi è abbastanza ovvia, cioè l'inflazione era determinata soprattutto da elementi non interni agli stati, ma esogeni, cioè sostanzialmente era un'inflazione importata dovuta alla crisi petrolifera e all'aumento dei prezzi delle materie prime, che quindi esistevano soluzioni, diciamo, alternative alla riduzione dei salari, che era invece l'unica soluzione, no, proposta dall'establishment per curare il problema dell'alta inflazione degli anni 70. Però la maggior parte degli economisti keynesiani, diciamo, furono colti alla sprovvista. Un interessante dibattito in questo senso si verificò proprio in Italia, anche qua, per capire quanto mutazioni che poi diventano palesi solo in un secondo momento in realtà possono avere radici molto profonde. A metà anni 70 ci fu un dibattito molto importante all'interno del BCE, iniziato da un economista considerato keynesiano, anche di sinistra al tempo, che era Modigliani, che sostanzialmente disse, diciamo, per l'unica maniera per far fronte al problema dell'inflazione, dell'alta inflazione dell'Italia di quegli anni e, diciamo, dei problemi della bilancia, relativi alla bilancia dei pagamenti dell'Italia, era quella di ridurre i salari. Ed è interessante osservare come di fatto si organizzò un convegno per discutere questa tesi, da cui, diciamo, in seguito al quale il PCI sostanzialmente accettò in toto quasi le proposte di Modigliani, cioè accettò che quella era effettivamente l'unica strada per risolvere il cosiddetto problema, diciamo, del vincolo esterno, che al tempo, diciamo, era inteso nel senso di vincolo della bilancia dei pagamenti, e diciamo una ricostruzione interessante di questo episodio viene fatta anche da Cesar Hatto nel suo libro Sei lezioni di economia, e lui, no, non da Cesar Hatto, credo da Barba e Pivetti nel libro La scomparsa della sinistra, e loro fanno un'analisi interessante mostrando come in realtà anche qua c'era un problema teorico all'interno del PC, cioè il PC aveva sempre dato un'importanza relativa all'economia, e quindi, come dire, aveva, quando il modello keynesiano, che considerava l'unico il modello all'interno del quale si muoveva, andò in crisi, si ritrovò privo, diciamo, di strumenti economici capaci di poi criticare le teorie prima monetariste e poi neoliberiste che emersero in quegli anni, e quindi si trovò del tutto spiazzato. Appunto, in Europa, una delle conseguenze di questo cambio profondo di posizione della sinistra nei confronti dello Stato è un cambiamento profondo della posizione dei partiti di sinistra nei confronti del processo di integrazione europeo. Su questo vorrei leggere un paio di citazioni per capire veramente quanto sia cambiato
quanto siano cambiate le posizioni della sinistra riguardo al processo, diciamo, di integrazione economica europea, e soprattutto in Italia. Soprattutto in Italia il Partito Comunista, per quasi tutta la sua esistenza, infatti per tutta la sua esistenza, pur cambiando, pur ammorbidando la sua posizione nei confronti dell'integrazione europea nel corso degli anni, e diventando sempre più favorevole all'integrazione europea come idea, di fatto mantenne una posizione sempre molto critica nei confronti del processo, almeno l'integrazione valutaria, e vorrei citarvi un paio di passaggi. Questo, per esempio, questo è Nenni, questo, quindi, erano posizioni condivise tanto dal PC quanto dal PSI. Purtroppo mi dovete scusare, ma non ho le slide. Comunque, questo è un intervento che fa Nenni alla Camera nel 64, quindi un bel po' di tempo fa. È importante, ovviamente, per mettere nel contesto: già al tempo si discutevano progetti, a livello almeno teorico, progetti di federazione europea, di integrazione europea sempre più stretta. E questo è quello che, di fronte a chi proponeva appunto un'integrazione economica sempre più stretta, a chi appunto proponeva uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea. Questa è la posizione che sta criticando Nenni. Chi voleva costruire già nel 64 uno Stato sovranazionale che si chiami Federazione Europea. E lui, risponde che ognuno si assuma le sue responsabilità senza voti platonici, senza evasioni sul giardino d'infanzia delle illusioni federaliste. Apriamo una carta geografica. Onorevoli colleghi, cos'è l'Unione Europea di cui parlano Churchill, De Gasperi e altri? È la Germania alla testa dell'Europa. Il federalismo non è purtroppo una soluzione, ma un'evasione, è una fuga nell'astratto. Dobbiamo perciò avere il coraggio di prendere le nostre decisioni senza evadere dal reale nell'irreale. La decisione che noi proponiamo è di organizzare il paese in libera democrazia autonoma. E potrei citare tante citazioni di questo tipo. Quindi la posizione, la sinistra italiana, almeno fino agli anni Ottanta, ha ben chiara l'importanza del ruolo dello Stato, l'importanza della necessità dello Stato per agire in primis, per fare politiche in primis favorevoli alle classi subalterne che dovrebbe rappresentare la sinistra, ed era anche molto consapevole di quali erano le reali finalità del processo di integrazione europea di cui si parlava già al tempo. E poi appunto questa posizione poi appunto cambia molto profondamente nel corso degli anni Ottanta, e anche nel PC, ma soprattutto cambia nei partiti socialisti. E questo è facilmente comprensibile, perché nel momento in cui la sinistra accetta che lo Stato è praticamente impotente, quindi lo Stato non ha la capacità di intervenire nell'economia e quindi di fare politiche di sinistra, è naturale che la sinistra sia arrivata alla conclusione che trasferire competenze appartenenti ai singoli Stati e a istituzioni sovranazionali fosse l'unica maniera per fare politiche di sinistra, per intenderci. Credo che molti credevano, erano in buona fede quando sostenevano questa cosa, cioè ci credevano veramente. E infatti non è un caso che la fase finale, quindi, del processo di integrazione europea, quindi la creazione dell'Unione Monetaria, sia di fatto figlia della sinistra. Cioè, è stato l'euro, è figlio di Jacques Delors, che era stato ministro dell'economia sotto Mitterrand, quindi ritorna Mitterrand, e che poi dall'85 al 95 è presidente della Commissione Europea, ed è sotto la sua presidenza che che tutto il processo finale di integrazione europeo subisce un'accelerazione pazzesca, prima con la creazione del mercato unico nell'86 e poi con Maastricht, che come sappiamo bene pone le basi dell'unione monetaria. E fu veramente un progetto in buona parte concepito e perseguito da Jacques Delors, che quasi da solo convinse poi un po' tutti gli altri politici a seguirlo in questa
in quello che appunto Nenni definirebbe questo volo pindarico che era la creazione dell'unione monetaria. E, quindi questo è un po' quello che avviene per quanto riguarda, diciamo, l'atteggiamento della sinistra nei confronti dello Stato e del processo di integrazione europea nel corso degli anni 70, 80 e 90, grandissime linee. E ci sono solo due gli elementi che si possono ravvedere. Il primo è che si è trattato, e due elementi paradossali secondo me, il primo è che si è trattato di una sorta di profezia che si è autoavverata, cioè sostanzialmente la sinistra nell'accettare l'idea che lo Stato ormai non aveva più nessun potere di intervento nell'economia ha di fatto perseguito tutta una serie di politiche che hanno limitato la capacità dello Stato di intervenire nell'economia. La classica quindi profezia che si autoavvera. E questo è un primo elemento. Un secondo elemento è che se, come dicevo prima, diversi esponenti della sinistra a quest'idea della morte dello Stato, della fine dello Stato nazionale, ci credevano sinceramente, e quelli che diciamo i nemici di classe della sinistra, quindi le classi dominanti, non avevano una visione ben meno idealista, nel senso che le finalità per le quali le classi dominanti poi hanno appunto promosso un processo di denazionalizzazione, de-sovranizzazione degli stati a favore di processi e di organismi sovranazionali è ben meno idealistico di quello della sinistra, e credo che vada inquadrato sempre all'interno di quella crisi del sistema keynesiano di cui parlavo prima, crisi che però era sì economica ma era anche politica, cioè, nel senso che in quegli anni effettivamente le aspettative crescenti di larghe fette della popolazione e diciamo delle masse lavoratrici, dei sindacati, di aspettative di vita crescenti, poneva, diciamo, le classi dominanti, le cosiddette elite, sotto una crescente pressione, che di fatto venne definita in un rapporto della Trilateral Commission di metà anni 70, la crisi della democrazia. E, crisi della democrazia che appunto veniva intesa dall'establishment come eccesso di democrazia. Cioè ci si rendeva conto che effettivamente si era verificato quello che l'economista polacco Kalecki negli anni 40 aveva definito come il paradosso del pieno impiego. Kalecki aveva detto che il pieno impiego determinerà non solo problemi di, diciamo, più che problemi di carattere economico, determinerà problemi di carattere politico, nel senso che il crescente potere contrattuale dei lavoratori determinato dal regime di pieno impiego di fatto prima o poi inviterà una reazione da parte dei capitalisti che non accetteranno il crescente potere politico ottenuto dai lavoratori grazie ai tassi di disoccupazione molto bassi generati da quel sistema. E questo è esattamente quello che si verifica, cioè se uno si va a leggere il rapporto della Trilateral, la crisi della democrazia, c'è scritto nero su bianco, c'è scritto che quel sistema lì aveva determinato un coinvolgimento eccessivo delle masse nella politica, un'eccessiva pressione da parte, diciamo, del basso nei confronti delle elite, nei confronti delle istituzioni politiche e democratiche, tali da necessitare una reazione di qualche tipo. Reazione che, come dice la filata, deve essere sì economica, nel senso che dobbiamo cercare di ridurre il potere contrattuale dei sindacati, dobbiamo ridurre il potere dei lavoratori, e questo era pacifico. Ma per la Trilateral era altrettanto importante, se non più importante, ridurre la capacità dei lavoratori di partecipare alla vita politica e dunque economica dei paesi. E la soluzione proposta è molto semplice. Secondo la Trilateral l'unica soluzione era quella di spoliticizzare progressivamente i processi decisionali. Spoliticizzare che vuol dire? Vuol dire recidere progressivamente il legame tra, diciamo, i meccanismi decisionali, i meccanismi della democrazia parlamentare, dalle decisioni macroeconomiche, e questo limitando quindi la capacità dei cittadini di poter influenzare le politiche macroeconomiche attraverso i processi elettorali sostanzialmente. E questo viene fatto attraverso una serie di misure in tutto l'Occidente, non solo in Europa.
e la spoliticizzazione prende varie forme, che vanno dalla creazione, dall'indipendenza formale delle banche centrali dai governi. Quello è un passaggio cruciale che avviene in quasi tutti i paesi occidentali nel corso degli anni 80, ma lo stesso si può dire della liberalizzazione dei movimenti di capitale, che di fatto limita seriamente la capacità degli stati di intervenire nell'economia, di praticare in autonomia la propria politica monetaria. E l'adozione di trattati commerciali, bilaterali e multilaterali che prevedono, come dire, tanto per fare un esempio, organismi, tribunali indipendenti che possono intervenire qualora un investitore ritenga che una certa politica statale nuoccia alle possibilità di profitto di quello Stato, e così via. E quindi tutti i processi che vanno di fatto a limitare la capacità della gente di intervenire, di influenzare il processo, diciamo, le politiche macroeconomiche attraverso il processo politico. In Europa questo processo viene portato alle sue più estreme conseguenze, ovviamente mi riferisco alla creazione della moneta unica, dove di fatto si fa un'operazione senza precedenti nella storia, cioè di fatto si privano tutta una serie di stati, o meglio, tutta una serie di stati volontariamente si privano di quella che storicamente era sempre considerata, insomma, da chi è intellettualmente onesto lo è ancora, di quella che era sempre stata, diciamo, una delle prerogative, se non la prerogativa fondamentale di uno stato sovrano, quindi la capacità di emettere moneta. E penso che il giudizio più lucido su questo lo diede l'economista britannico Wayne Godley nel 92, quando anche nel Regno Unito si dibatteva se l'Inghilterra doveva entrare o meno nella moneta unica. Lui fece un articoletto anche breve, perché era uno che andava subito al punto, sulla London Review of Books, su Maastricht, in cui sostanzialmente disse, diciamo, io spiegò anche ai politici forse che, diciamo, la capacità di emettere moneta, la capacità di fare ricorso alla propria banca centrale per finanziare la spesa pubblica è l'aspetto fondamentale di uno Stato indipendente, e che rinunciare a quel potere di fatto vuol dire ridursi allo Stato, diciamo, parole testuali di Wayne Godley, ridursi allo Stato, diciamo, di un ente locale, quindi di un comune o di una regione o addirittura di una colonia. E direi che col senno di poi è innegabile che Godley ci avesse visto bene. E quindi la creazione della moneta unica, almeno per come la vediamo noi nel libro, è l'esempio più estremo di, appunto, snaturamento dello Stato, di quello che chiamiamo desovranizzazione e denazionalizzazione degli Stati. Ed è un processo che è stato sì economico, ma anche e soprattutto politico. E anche qua, diciamo, l'Italia è veramente una cartina di tornasole, e per diversi motivi, nel senso che da un lato l'Italia era considerato dall'establishment negli anni, diciamo, fine anni 70, inizio anni 80, e forse il paese più incompatibile con, come, il modello economico neoliberale che cominciava ad emergere in quegli anni, nel senso che l'Italia era un paese con una fortissima presenza dello Stato in economia, con uno Stato estremamente interventista, in cui i sindacati avevano comunque un grande potere relativo, e tutta una serie di altri elementi. E quindi, dal punto di vista, come dire, dell'elite, dell'establishment, era visto come il paese che bisognava più di qualunque altro di un progetto di riforma radicale del sistema economico italiano. Ed era altrettanto chiaro, almeno, diciamo, a chi tirava le fila della politica e dell'economia al tempo, che l'Unione Europea era lo strumento per poter trasformare o trasfigurare l'economia italiana. E appunto la spoliticizzazione andrebbe intesa anche in questo senso, cioè la spoliticizzazione non è semplicemente un modo per isolare banalmente le politiche dagli elettori, ma è anche uno strumento molto, molto efficace per le singole elite nazionali per imporre politiche
impopolari che altrimenti sarebbe stato molto più difficile, se non impossibile, implementare, nel senso che la spoliticizzazione ti permette di fatto di addossare la responsabilità di tutta una serie di politiche a organismi, istituzioni internazionali esterne allo Stato, e questo è il famoso ce lo chiede l'Europa. In questo senso qua l'Europa diventa uno strumento, cioè andrebbe inteso non tanto come, in maniera anche diciamo semplicistica, fanno alcuni esponenti politici come questo Moloch che impone le politiche all'Italia, inteso no, come uno Stato organico in cui tutti abbiamo gli stessi interessi, ma è piuttosto lo strumento attraverso diciamo una parte del paese è in grado di imporre alcune politiche in maniera molto più facile di quanto non farebbe se quella classe politica fosse direttamente responsabile di quelle decisioni. È chiaro che poter addossare la responsabilità di una certa decisione impopolare alla BCE, alla Commissione Europea o a qualcun altro è uno strumento molto efficace nelle mani delle stesse elite nazionali, e questo diciamo è quello che un politologo e storico, Edgar Grande, ha definito il paradosso della debolezza. Cioè attraverso i processi di spoliticizzazione e di desovranizzazione formalmente i leader politici diventano, sembrerebbero diventare più deboli, perché effettivamente si privano di tutta una serie di strumenti nell'economia, ma allo stesso tempo, proprio perché questo gli permette di addossare la responsabilità di decisioni che loro comunque avrebbero voluto prendere addosso ad altri, diventano paradossalmente più potenti. E questo era molto chiaro ai politici del tempo, e in particolare a il politico, diciamo, di fine anni 80 e inizio 90, che è Guido Carli, che appunto era stato negli anni 60 e 70 governatore della Banca d'Italia e che poi dall'89 al 92 è il ministro del tesoro nella fase cruciale delle negoziazioni che poi portano a Maastricht. E lui nelle sue memorie lo dice in maniera estremamente candida. Lui dice, spiegando come appunto l'Europa fosse lo strumento attraverso il quale neoliberalizzare l'Italia, dice: l'Unione Europea implica la concezione dello Stato minimo, l'abbandono dell'economia mista, l'abbandono della pianificazione economica, la ridefinizione delle modalità di ricomposizione della spesa e una restrizione dei poteri delle assemblee parlamentari a favore dei governi e il ripudio del principio della gratuità diffusa, con la conseguente riforma della sanità e del sistema previdenziale, l'abolizione della scala mobile, la riduzione della presenza dello Stato nel sistema del credito e dell'industria, l'abbandono di comportamenti inflazionistici da parte dei lavoratori, l'abolizione delle normative che stabiliscono prezzi amministrati e tariffe, e va avanti, insomma. E tutte queste cose sono avvenute. Quindi Carli, come dire, aveva ben chiaro che la maniera per, come dire, attuare una vera e propria rivoluzione conservatrice in Italia, che poi è quello che è successo dagli anni 90 ad oggi, a mio avviso, sarebbe stato possibile solo attraverso, come dire, il vincolo esterno dell'Unione Europea e poi dell'Eurozona. E, cerco un po' di stringere, anche se ci sarebbe tantissimo da dire. E questo ci porta nella situazione in cui siamo oggi, in cui di fatto paesi come l'Italia e non solo, quindi i paesi della periferia dell'Eurozona, sono di fatto delle vere e proprie colonie finanziarie che è quasi eufemistico definire democrazie. In un certo senso questa può essere considerata la rivincita. Quello che è accaduto anche all'ultima tornata elettorale, quindi il crollo, diciamo, del blocco politico, di quello che possiamo definire l'establishment politico che ha governato l'Italia per l'ultimo quarto di secolo, è quella che poi si potrebbe definire la vendetta della spoliticizzazione. Cioè, se per un certo periodo privarsi di una serie di poteri è stato funzionale alle finalità dell'establishment politico ed economico, soprattutto fin tanto che il sistema europeo era in grado di garantire anche tassi di crescita per quanto minimi e livelli di disoccupazione non da bomba sociale. E adesso che, soprattutto diciamo, negli ultimi 10 anni, tutte le contraddizioni dell'architettura europea sono emerse, quello stesso establishment che aveva scelto tempo addietro di privarsi di tutta una serie di strumenti, adesso si trova privo proprio degli strumenti che gli sarebbero necessari banalmente per garantirsi il consenso. Cioè le negoziazioni estenuanti di Renzi con la Commissione Europea per ottenere un minimo di flessibilità fiscale per, no, fare
il regalino preelettorale degli 80 euro sono veramente la cifra di questo paradosso. Cioè oggi, quando le contraddizioni economiche di questo sistema sono diventate evidenti, lo stesso establishment della periferia si ritrova privo, diciamo, degli strumenti necessari per governare. E quindi siamo in una situazione paradossale che ovviamente non può reggere, questo è evidente, cioè nel senso l'Eurozona ormai è non solo in piena crisi economica ma è in piena crisi politica, e questo perché appunto anche la vecchia tattica della spoliticizzazione non funziona più, cioè fare costantemente appello ai vincoli esterni, alle regole dell'Eurozona, a quello che potrebbe fare la BCE, a quello che potrebbero fare i mercati, cioè quella forma di terrorismo psicologico che abbiamo visto all'opera nel 2010-2011 e che poi di fatto ha portato la gente quasi ad acclamare l'arrivo di Mario Monti come se fosse il salvatore della patria, oggi non funziona più. L'abbiamo visto prima del referendum costituzionale di Renzi, quando appunto da Confindustria in giù tutti preannunciavano, diciamo, cataclismi finanziari inenarrabili se non fosse passato il referendum. Ovviamente non è successo nulla di tutto ciò. L'abbiamo visto anche all'estero, l'abbiamo visto prima della Brexit e l'abbiamo visto prima delle elezioni italiane, in cui, diciamo, l'establishment, per cercare di frenare, no, i cosiddetti populisti, ha fatto ricorso alla vecchia tattica di sempre, dicendo no, quei programmi non sono finanziabili, non ci sono i soldi, ci sono i vincoli europei e così via. Ecco, il risultato elettorale ha dimostrato che la gente a questa storia qua, diciamo, non ci crede più, cioè non è più disposta ad accettare sacrifici in nome di vincoli esterni, regole decise arbitrariamente da chissà chi e così via. Quindi, come dire, una piena crisi, siamo in piena crisi, quella che Gramsci definirebbe piena crisi organica del sistema istituzionale europeo di cui l'Italia fa parte. E questo appunto, ovviamente, diciamo, altrove le contraddizioni sono emerse con ancora più evidenza, basti pensare alla Grecia nel 2015, ci ricordiamo tutti cosa è successo. E appunto la crisi della spoliticizzazione è anche la crescente consapevolezza della gente del fatto che l'idea che lo Stato non abbia più nessun potere comincia a convincere sempre meno. Cioè sempre meno gente si sta rendendo conto, per esempio, l'idea della BCE, che per esempio garantisce il nostro debito pubblico e ci salva da un'eventuale crisi, da un'eventuale default, è una grandissima baggianata, semmai è l'esatto opposto. Cioè, ormai, ed è interessante notare come ormai anche esponenti del mainstream cominciano a riconoscere, a dire apertamente, per esempio quello che è successo nel 2011. Luigi Zingales, forse alcuni di voi conoscerete, che è un ultra neoliberista dell'Università di Chicago, ha fatto un articolo molto interessante su Foreign Policy, in cui sostanzialmente dice ragazzi, è vero che la BCE è intervenuta poi nel 2012 per porre fine alla speculazione, ma perché ha aspettato così tanto? Ha aspettato così tanto, scrive Zingales, perché, come dire, permettere agli speculatori di fare il loro lavoro era una maniera per far sì che gli stati implementassero tutta una serie di misure di, diciamo, consolidamento fiscale, come lo chiamano loro, che altrimenti non sarebbero state possibili. Quindi, no, anche qua, no? Il potere della spoliticizzazione, no? Tutti privi di un potere, che è il potere di battere moneta, e poi questo è quello che permette anche alle elite nazionali di dire dobbiamo fare austerità perché altrimenti i mercati ci mangiano. Ecco, quindi ormai, diciamo, però questo sta avvenendo a galla, cioè, diciamo, la gente sta cominciando a rendersi conto del trucco, e quindi è in corso un processo, una domanda almeno di ripoliticizzazione dei processi economici. Cioè la gente cioè lo slogan della Brexit, take back control, tanto ridicolizzato dai liberal, no? Invece esprime una domanda profonda di democrazia e di voler decidere sui propri destini, sui propri destini collettivi, nazionali, perché, diciamo, la democrazia ad oggi esiste solo diciamo, a livello nazionale. Questo sarebbe un altro argomento interessante di conversazione, e lo vediamo anche in Italia, secondo me. Cioè la gente ha ignorato e continua ad ignorare i richiami al fatto che non ci sono i soldi in nome di un cambiamento
più o meno reale, più o meno diciamo auspicabile, ma comunque un cambiamento radicale a dispetto di tutti i vincoli esistenti. E quindi a questo punto ci troviamo di fronte a un bivio, e il bivio è diciamo, di fronte a alla separazione del, diciamo, del livello democratico, cioè del livello in cui la gente va a votare, elegge i propri rappresentanti, e il livello macroeconomico, il livello delle decisioni economiche, che oggi è sovranazionale e quindi separato dal livello nazionale, è chiaro che questo paradosso, cioè questo paradosso qua sta esplodendo e non può reggere ancora più di tanto. Le soluzioni sono due e sono banali, cioè o uno riporta il livello, diciamo, delle decisioni democratiche al livello delle decisioni economiche, quindi come si sente, spesso si sente dire, si democratizza l'Europa, o si fa il contrario, cioè si riporta a livello, diciamo, della democrazia nazionale tutta una serie di competenze economiche e macroeconomiche che sono state che gli sono state tolte. E diciamo sulla prima ipotesi, come diciamo chi un po' mi conosce sa, io sono molto scettico, cioè non credo che ci siano assolutamente, diciamo, i margini per una riforma progressista, democratica dell'Unione Europea, in direzione di uno Stato federale, per mille motivi, ma diciamo ne cito due. Uno è il fatto che una riforma dei trattati implicherebbe l'unanimità di tutti i Paesi membri, e quindi come dire, i quasi 30 Paesi dell'Unione Europea dovrebbero di fatto mettersi d'accordo su una proposta di riforma, che dovrebbe essere la proposta di riforma, una proposta di riforma che poi ci piace, quindi una riforma progressista, e per usare un termine, insomma, però insomma, ci siamo capiti, e piuttosto che una riforma conservatrice e reazionaria come quella che è invece in corso al momento, che è quella proposta, diciamo, da Macron e da altri. Che di fatto consiste nel togliere quel minimo di autonomia fiscale che è rimasta agli stati e centralizzare ancora di più il potere a livello, diciamo, a livello europeo, in cambio veramente di mancette. E poi per la Germania, che continua a essere l'ostacolo principale a qualunque riforma, diciamo, di carattere, diciamo, keynesiana dell'Eurozona, per il semplice fatto che le elite monetarie e politiche tedesche hanno ripetuto all'infinito che loro non credono in, diciamo, forme di in politiche economiche di carattere keynesiano, non vogliono trasferimenti fiscali tra le regioni e i paesi più ricchi verso quelli più poveri, e l'hanno detto in tutti i modi, cioè, e lo dicono da 30-40 anni. Queste sono posizioni estremamente radicate, diciamo, nel pensiero dell'establishment monetario politico tedesco, che richiederebbero appunto una rivoluzione innanzitutto in Germania per essere superate. Quindi parliamo veramente di ipotesi impossibili, e l'ha dimostrato anche l'ultimo, diciamo, l'ultima grande coalizione che è nata, in cui tanti riponevano molte speranze, perché dicevano, no, perché i socialdemocratici hanno un po' più di potere di quanto non avevano nella grande coalizione precedente in Germania. In realtà, diciamo, il ministro delle finanze tedesco, socialdemocratico, che quindi ha sostituito il falco odiatissimo Schäuble, ha detto: la mia politica si manterrà totalmente nei binari delle politiche economiche iniziate da Schäuble, e anzi, diciamo, cercheremo di fare una politica ancora più restrittiva di quella fatta da Schäuble in Germania. Questo credo che dovrebbe, diciamo, riportare un po' tutti quei piedi per terra sulla capacità, diciamo, di convincere i tedeschi a proposte di riforma dell'Eurozona che, diciamo, non hanno nessuna possibilità di passare in Germania. E quindi per me, diciamo, l'unica strada rimane la seconda, l'unica strada, che non vuol dire ritorno alla Turchia, non vuol dire ritorno all'Ottocento, però vuol dire rimettere alcune decisioni, soprattutto la politica monetaria e la politica fiscale, nelle mani degli stati. Questo non va assolutamente, diciamo, non è assolutamente in contraddizione con politiche di cooperazione internazionale, anzi direi che le favorirebbe. Cioè, uno dei paradossi dell'Unione Europea è che appunto questa cosa che doveva, no? Questa in teoria doveva essere un'unione dei popoli, ha finito per dividere i popoli. E questo per un motivo molto semplice, cioè sistemi economici sovranazionali tendono a cristallizzare e anche a esacerbare quelli che sono i rapporti di forza. Quindi, diciamo, la Germania, non a caso, è diventata sempre più potente attraverso, diciamo, il sistema dell'unione monetaria, gli stati della periferia sono diventati sempre più deboli, e la divergenza
aumenta sempre, sempre di più. Quindi appunto un sistema che apparentemente, no, intuitivamente dovrebbe essere auspicabile, perché non mettiamo tutte le risorse insieme, cerchiamo di, diciamo, di agire come un organo collettivo unico, non funziona. Al contrario, rimettere gli stati nella capacità di poter migliorare le condizioni di vita dei cittadini e di poter rispondere alle domande dei cittadini sarebbe propedeutico anche per forme di cooperazione e di coordinamento internazionale. E per fare questo però bisogna, appunto, e qui chiudo, accettare, prendere atto del fatto che non è vero che lo Stato oggigiorno ha perso potere ed è del tutto impotente nei confronti dei mercati, nei confronti della finanza, nei confronti delle multinazionali, ma rendersi conto che in realtà è l'esatto opposto, che a dispetto della narrazione globalista che ci propinano da anni, gli stati continuano ad essere, diciamo, il nucleo centrale della politica economica. Cioè l'idea, no, avanzata da Tony Negri qualche tempo fa, secondo cui il capitalismo mondiale andava verso una sorta di, no, capitale sovranazionale che agiva al di sopra degli stati e che quindi sarebbe riuscito a imporre il proprio volere agli stati, si è rivelata una fantasia di Negri. In realtà oggi quello che vediamo è che i capitali sono ancora profondamente legati ai loro stati di appartenenza. Il capitale ha ancora bisogno dell'intervento statale per poter operare, e quindi il rapporto è invertito. Cioè tutt'oggi è il capitale che ha bisogno dello Stato, non viceversa. E lo vediamo, si sente spesso parlare, no, dell'onnipotenza dei mercati finanziari. In realtà, se andiamo a vedere, diciamo, i fatti, vediamo che da 10 anni a questa parte sono le banche centrali che di fatto tengono in vita artificialmente i mercati finanziari con le politiche di quantitative easing. Abbiamo visto dopo la crisi che banche, ma non solo banche, anche istituzioni non finanziarie hanno richiesto interventi statali enormi solo per sopravvivere. Il capitale ha bisogno che lo Stato, diciamo, ha bisogno dello Stato per imporre qualunque politica, che sia, diciamo, dalla deregolamentazione dei mercati del lavoro al abbastonare i lavoratori quando protestano. Cioè, lo Stato rimane comunque un'istituzione centrale per, diciamo, lo svolgimento della politica economica, e anzi vediamo che quello che leggiamo sui giornali cos'è se non una forma di rinazionalizzazione delle politiche. Cioè gli scontri che stanno emergendo sempre più potenti tra Germania, Stati Uniti, ma anche potenze emergenti come la Cina, sono scontri tra capitale nazionale. Quindi lo Stato rimane un'istituzione centrale e, diciamo, il rovescio di questa cosa qua è che se oggi lo Stato, diciamo, si fa portatore unicamente degli interessi, a differenza di prima quando mediava con mille limiti ma cercava di mediare tra gli interessi del lavoro e quelli del capitale, oggi fa unicamente gli interessi del capitale. Però la centralità dello Stato vuol dire anche che lo Stato potrebbe essere utilizzato per fare politiche differenti, e in questo, diciamo, gli insegnamenti della teoria monetaria moderna, proprio perché ci fanno capire quali sono le reali potenzialità di uno Stato che dispone, diciamo, della propria sovranità monetaria, sono fondamentali per rendersi conto che in realtà ovviamente nessuno Stato, neanche il più potente, è onnipotente. Esistono dei vincoli oggettivi dettati da tutta una serie di elementi, ma i margini di manovra, di intervento nell'economia di uno Stato sono molto molto più ampi di quelli che ci raccontano. E quindi non c'è nessun vincolo, per esempio, all'implementazione di un programma di lavoro garantito come quello di cui parlava prima Ivan. Non ci sono vincoli reali. E chiaro, sarebbe la rivoluzione? Non lo so, senz'altro parliamo di una misura che migliorerebbe immediatamente le condizioni di vita di milioni di persone. Mi sembra una misura abbastanza radicale, per il quale non c'è nessun vincolo reale, tecnico.
E di esempi di questo tipo se ne potrebbero fare tanti altri. Non esiste nessun vincolo nel riportare, per esempio, alcuni aspetti produttivi che sono stati delocalizzati negli anni all'interno di un certo paese. Anche qua Trump ci sta sulle palle a tutti, ma Trump ha dimostrato come si è svegliato una mattina e ha detto: no, quella fabbrica che volete fare in Messico non la fate, la fate in Michigan, non so dove, perché sennò vi stratasso. Due giorni dopo hanno detto: vabbè, ok, abbiamo una fabbrica in Michigan. Cioè, nel senso, poi uno dice: vabbè, gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, ma in realtà anche negli Stati Uniti per anni si è raccontata l'idea, si è alimentata l'idea che lo stesso Stato americano non aveva nessun potere, non poteva fare nulla contro le delocalizzazioni che sono, diciamo, un fatto inevitabile e naturale della globalizzazione. È servito Trump per dimostrarci che anche questa era una grandissima baggianata. Così come lo Stato potrebbe riportare sotto controllo la finanza e tutta una serie di altre cose, e cose, tutte cose che non è vero che si possono fare solo a livello sovranazionale, ma anzi si possono fare a livello nazionale. Non si può fare tutto, ma molte cose si possono fare anche a livello nazionale. Il mio coautore Bill Mitchell ama sempre ricordare l'esempio dell'Islanda, paese, perché appunto si dice sempre: no, diciamo, quando uno cerca di argomentare, no, il potere dello Stato, arriva sempre che ti dice: no, sono tutte eccezioni, gli Stati Uniti sono un'eccezione perché sono il paese più potente del mondo, quella è un'altra eccezione, la Cina è un'eccezione perché non c'è la democrazia. Però abbiamo anche esempi di paesi estremamente piccoli, come l'Islanda, che in seguito alla crisi finanziaria si sono ritrovati con le banche esposte per, non so, 10 volte il PIL nazionale, una cosa pazzesca. Fanno quello che quasi nessun altro ha fatto, cioè fanno fallire le banche, ma soprattutto decidono di imporre controlli di capitale e quindi di mantenere nel paese una quantità significativa di denaro investito, tra l'altro, da fondi di investimento speculativi americani, proprio per evitare una svalutazione eccessiva della moneta e così via. Quindi abbiamo l'esempio di un paese, diciamo, estremamente piccolo, estremamente debole, che però riesce in seguito alla crisi finanziaria, a fare politiche alternative rispetto a quelle, diciamo, proposte dall'establishment, e a uscirne molto meglio di chi invece, come noi e come tanti altri, ha seguito quello che ci diceva di fare la BCE, la Commissione Europea, il Fondo Monetario un po' di meno, da un altro discorso. E niente, insomma, questo è quanto nel libro cerchiamo di appunto, una prima parte di analisi, una seconda parte di proposte concrete su quello che secondo noi potrebbe fare uno stato oggi. E niente, insomma, cioè, ho già parlato troppo, quindi... Benissimo. Allora, intanto molte grazie. Abbiamo ancora ovviamente un po' di tempo per una discussione. Io posso dire che, a proposito dello Stato, tu giustamente parlavi del fatto che il grande capitale cosiddetto globalizzato ha bisogno dello Stato. Lo Stato esiste ancora, non è morto, ed è al servizio del grande capitale. Questo mi ricordava quello che diceva il vecchio Marx nell'Ottocento, cioè nell'Ottocento lui accusava lo Stato di essere il comitato d'affari della borghesia e di lottare, quindi lui aveva questa concezione dell'evoluzione della storia come determinata dallo scontro fra classi. Lo Stato era alleato con la borghesia per lo sfruttamento delle classi subalterne, che all'epoca si chiamavano i proletari, eccetera eccetera. Lo Stato del Novecento è stato inventato perché è uno Stato diverso da quello che avevamo nell'Ottocento, che somiglia molto a quello che, a cui il grande capitale tende oggi. Cioè oggi si tende a uno Stato ottocentesco, uno Stato che mantiene l'ordine e che fa gli interessi dei potenti, sostanzialmente. Sì. E lo Stato sociale, lo Stato che fa politica industriale, è stato inventato già un pochino nell'Ottocento. Per esempio lo Zollverein, che ha determinato l'unificazione tedesca, è una misura, diciamo, sostenuta dallo Stato, il protezionismo. Ma lo Stato sociale, quello che eroga le pensioni, quello che provvede ai servizi sociali che i privati non possono provvedere, a cui i privati non possono provvedere, quello che adotta il principio della gratuità, l'universalismo di certi servizi come la scolarizzazione,
come la sanità, è stato inventato nel Novecento ed è stato uno stato, un'invenzione che noi, come ha giustamente descritto, raccontato Thomas, oggi come oggi la vediamo in forte crisi per tutte le ragioni che abbiamo visto, però è qualcosa che noi probabilmente siamo ancora in grado di recuperare. La scuola pubblica esiste ancora, la sanità pubblica in Europa esiste ancora, quindi non è tutto distrutto. E poi non solo, noi siamo in una posizione anche avvantaggiata rispetto alle leadership che ci hanno portato poi lo Stato sociale negli anni 30, cioè noi lo Stato sociale l'abbiamo conosciuto, loro non lo conoscevano, quindi per loro c'è stato uno sforzo di immaginazione molto più difficile di quello che noi abbiamo davanti. Noi qui abbiamo, diciamo, il sottotitolo di Sottosopra è strumenti anche per immaginare il futuro. In realtà per immaginare il futuro non è che ci voglia molto, visto che il futuro l'hanno immaginato egregiamente persone che ormai fanno parte del passato. Ovviamente va riadattato un po' tutto, perché i tempi cambiano, le tecnologie cambiano, le esigenze sociali cambiano, tutto quanto. Quindi questo semmai è lo sforzo di immaginazione che ci serve. Però, caspita, lo Stato sociale è qualcosa, è un'invenzione del passato che molto probabilmente a noi toccherà in qualche modo recuperare. Allora, io volevo dire anche una, a proposito dell'inganno neoliberista, di questa ricostruzione che hai fatto su quali sono le radici della, di questo pensiero che si è insinuato anche nella sinistra che che credeva anche appunto nello Stato sociale. Si è insinuato il pensiero che non ce la può fare, che finanziariamente lo Stato non è capace di reggersi in piedi. Ecco, un'altra cosa, un'altra linea di pensiero che è stata molto, su cui soprattutto gli economisti hanno puntato, i macroeconomisti hanno messo proprio l'acceleratore negli anni 70, è stata l'idea che la moneta è neutrale. Cosa vuol dire? Che qualunque iniezione di moneta nell'economia non fa altro che aumentare i prezzi. Queste cose ancora si insegnano nelle università di economia, a proposito di ruolo dello Stato. Nelle università di economia, nei corsi di base, le teorie che dicono che lo Stato serve a qualcosa non esistono. Esiste soltanto la teoria dominante che dice che lo Stato, tutto sommato, se può fare qualcosa, la fa nel breve periodo, perché nel lungo periodo succedono tutta una serie di meccanismi per cui dove si arriva è un equilibrio cosiddetto naturale o strutturale, mettiamola come vogliamo. La politica non ha alcun ruolo specifico, soprattutto i sindacati non hanno alcun ruolo specifico. Se vogliono alzare i salari, i sindacati, l'unico effetto che fanno è di fare pressione sui prezzi. Se lo Stato fa politica espansiva, per un po' arriva a ridurre la disoccupazione, ma poi aumentano i prezzi, e quando aumentano i prezzi la disoccupazione sostanzialmente, l'occupazione, che è ovviamente in eccesso rispetto al suo equilibrio naturale, deve in qualche modo rientrare. Queste cose si insegnano nei corsi di macroeconomia di base. Se uno vuole andare a studiarsi le teorie alternative deve approfondire, forse il quarto anno di economia ci arriva, però per esempio già quando io studiavo economia c'era chi me le insegnava fin dal primo anno. Oggi c'è tutta una generazione di giovani che studia economia e queste cose le impara fuori dall'università, non all'università. Anche questo vuol dire recuperare il ruolo dello Stato. Recuperare il ruolo dello Stato vuol dire cominciare a insegnare l'economia in termini diversi, visto che è centrale, ed è talmente centrale che, finché si parla di microeconomia ci sono un po' di teorie alternative, gli economisti sono un po' più liberi di pensare, ma quando si parla di macro, cioè di governo sostanzialmente, di grossi processi, e lì i conservatori sono gelosissimi della loro teoria, e chi pensa in modo alternativo è escluso sempre di più dall'ambiente accademico e soprattutto dalla didattica. Ora, una cosa che mi lascia molte speranze è che c'è tutta la generazione venuta diciamo a maturità nel corso della crisi economica, quindi negli ultimi 10 anni, che si è informata
fuori dalle università, anche quelli che hanno studiato economia, magari si sono iscritti all'università di economia per capire ma perché siamo spiombati in questa crisi a cui sembra che non ci sia fine, perché continuano a dirci che bisogna tagliare le pensioni per aiutare i giovani e intanto soffochiamo i nonnetti, che era l'unica forma di trasferimento intergenerazionale, che almeno loro la pensione ce l'avevano e potevano passare la mancetta ai giovani, che peraltro non hanno visto nessun aumento di prospettive occupazionali e nemmeno di salari per il fatto che sono state riformate, che è stato riformato il sistema pensionistico. Intanto la Fornero è ospite fissa di martedì. Tutta una generazione di vittime di questa situazione, in realtà io trovo, forse è una mia sensazione personale, trovo che sia molto più informata sulle teorie alternative e sul fatto che c'è uno scontro di idee su cui vale la pena investire, di quanto non sia informata invece la generazione dei 40-50enni e anni successivi, non i presenti naturalmente, qui presenti, però secondo me c'è un adattamento effettivamente, che secondo me ha descritto egregiamente Thomas, un adattamento di quella generazione che è stata formata negli anni fine 70, 80, 90 e primi 2000, a questa idea che lo Stato non può fare nulla, non si possono aumentare i salari perché si crea inflazione, lo Stato non può erogare servizi sociali perché non ha i soldi, la politica industriale è inefficiente e crea debito pubblico. Siamo arrivati a un contesto in cui la moneta non è più una moneta di Stato, ci ha tolto anche la sovranità nazionale, e questo ci viene descritto come un bene, perché se avessimo la sovranità nazionale noi creeremmo ulteriore debito pubblico, insostenibile, tutte questi discorsi qua. Quindi chiaramente noi siamo in un contesto in cui, secondo la teoria del mainstream, non ci sono alternative, il famoso TINA, there is no alternative. Quindi siamo in un contesto in un contesto che io non esito a definire di repressione, in cui lo Stato viene sistematicamente represso, ma non nel senso che scompare, e qui torno al punto iniziale, nel senso che viene ricondotto a uno stato di ordine dell'Ottocento, per cui tutto ciò che avviene è deciso, o è deciso a livello sovranazionale, come facciamo noi paese piccolo a uscire dall'Europa, vuol dire isolarci, vuol dire non essere più, cioè essere una barchetta in balia dei venti, eccetera eccetera, e insomma, e allora questo è il contesto in cui noi ci muoviamo, e il punto è che noi, se vogliamo riabilitare il ruolo dello Stato, ci tocca anche parlare di Europa. Infatti noi in quella sottosopra abbiamo fatto i primi due weekend dedicati all'Europa, non a caso qui c'è un collegamento ovvio, perché purtroppo ci hanno portato in questa situazione. Noi credo che i qui presenti sono tutto sommato convinti cittadini europei in un certo senso. Il problema è che l'Europa ha adottato un modello ottocentesco che poi, a pensarci bene, ha portato alla prima guerra mondiale. E quando non c'era lo Stato sociale si facevano le barricate, si facevano le rivoluzioni, c'è stato il 48, c'è stato il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte, ci sono stati degli scontri violenti quando non c'era lo Stato sociale. La mia domanda, se volete, provate a rispondere voi se siete capaci, è perché oggi non ci sono le barricate, non ci sono come nell'Ottocento. Va bene, io direi che il mio commento era veramente all'atere. Io ora rilascerei, farei un breve giro fra voi se avete commenti da fare, poi lasciamo anche pochino il pubblico. Sì. Rispondo alla tua domanda, perché non ci sono le barricate? In parte perché la classe dominante è maturata, cioè preso coscienza del fatto che ha bisogno di tutta una serie di tamponi, di meccanismi che rendono socialmente accettabili le cose per riuscire a salvaguardare il sistema. E allora abbiamo che oggi, a differenza di un tempo, probabilmente, hai tutto un discorso di produzione culturale più pervasivo, o hai tutta una produzione di momenti, di subculture, di distrazioni,
che sono più, che riescono a penetrare molto di più all'interno degli strati popolari. Allo stesso tempo hanno la maturità di evitare di creare delle, come dire, deprivazioni troppo forti, troppo pesanti. Quindi, non si fa la fame. Esatto. No, cioè, la deprivazione ce l'hai, però hai una direzione più lineare, con meno scossoni, ecco. Cioè non ti ritrovi ad avere la gente che, non so, come succedeva nel Medioevo, che quando c'è qualche cosa che non va, la trovi che è morta la mattina con la bocca piena di terra perché si è messa a mangiare la terra, no? Cioè comunque qualche meccanismo di tampone ce l'hanno. Questo però, e questo va ricordato, non ha lo stesso livello, cioè questa capacità delle classi dominanti di gestire le classi subalterne non è uguale dappertutto. Non è uguale dappertutto perché non dappertutto c'è la stessa maturità e perché soprattutto nei paesi più periferici le leve che le classi dominanti hanno per gestire le proprie popolazioni danno uno spazio inferiore. Ma questo non è una cosa nuova, cioè non è un caso che per esempio le rivoluzioni socialiste sono state spontanee, cioè sono avvenute senza il supporto di entità esterne in paesi che erano periferici. Cioè la rivoluzione socialista spontanea le hai avute in Albania, le hai avute in Russia, le hai avute in Mongolia, non l'hai avuta in Germania dell'Est, non l'hai avuta in Slovacchia. Lì è dall'esterno che il socialismo è arrivato. La stessa cosa vale oggi, nel senso che non dobbiamo pensare che il destino dell'Italia dipenda soltanto da ciò che avviene in Italia. Tu puoi benissimo avere che in Portogallo, Spagna, a un certo punto si creano delle criticità tali da creare delle ondate di malcontento, dei movimenti, dei cambiamenti del quadro politico che investono poi collateralmente anche magari paesi un po' più centrali, un po' più come quello che potrebbe essere considerata l'Italia. Quando noi creiamo degli assi con l'estero, con la Spagna, con gli Stati Uniti, lo facciamo anche alla luce di questo, del fatto che un paese può cambiare anche in dinamica con l'estero, proprio a livello sociale. Quindi io penso che sia in parte per quello che non abbiamo ancora avuto, diciamo, una rivoluzione. Sì, perché io da attivista mi rendo conto che nel 2012, 2013, 2014 in realtà la gente era molto più pronta, disponibile ad accettare un discorso di rottura, ad accettare un discorso diverso, proprio di ribaltare il tavolo. Invece oggi è molto meno disponibile, infatti si è molto più addomesticata e anche il discorso politico secondo me si è molto decaffeinato anche a livello di corpi intermedi, solo che non sarà sempre così, ecco. Però no, penso che la domanda era giusta. No, beh, sì, sono completamente d'accordo con quello che dice Ivan, aggiungerei semplicemente che la gente oggi ha introiettato l'idea che non c'è alternativa. Questo credo che sia il punto centrale. Cioè, la propaganda è talmente martellante che la gente ha veramente introiettato l'idea che prendiamo, se facciamo l'esempio in particolare dell'Italia, che veramente non ci sia alternativa, che non ci sia speranza per l'Italia, perché ha un debito pubblico altissimo per tutti i motivi che conosciamo. E questo è un dispositivo, diciamo, di controllo fortissimo, che se tu in primis che soffri la piaga della disoccupazione, della sottooccupazione, che fatichi ad arrivare a fine mese, comunque hai accettato l'idea che tanto, come dire, questo stiamo pagando le nostre colpe passate, o stiamo scontando il fatto che gli italiani sono antropologicamente destinati, no, all'impoverimento a causa
disfunzioni antropologiche nostre, quali la corruzione, il clientelismo e così via, e è chiaro che uno può arrivare a sopportare quasi qualunque cosa, o comunque a manifestare il proprio malessere non in maniera politica ma in maniera psicologica, cioè quindi manifesti il tuo malessere semplicemente soffrendo in solitudine sostanzialmente, e l'esplosione anche diciamo di tutta una serie di disagi mentali, malattie mentali, non solo in Italia, in tutto l'Occidente, è anche la cifra di questa cosa qua. Ovviamente il secondo elemento è la scomparsa della sinistra, con le opere, non ci sono più organismi politici, organismi collettivi che sono in grado di organizzare le masse, di organizzare la rabbia e di incanalarla verso un progetto alternativo, perché per tutte le ragioni che ho spiegato prima, la sinistra stessa non crede che un'alternativa sia possibile, e quindi si chiude il cerchio. Cioè gli individui non lo credono, ma non lo credono neanche quelle organizzazioni che un tempo erano quelle che si proponevano di mostrare ai singoli che un'alternativa è possibile. Poi tra l'altro, nel pensarci, la rabbia c'è, per esempio se pensiamo alle periferie francesi che sono state prodotto di cultura anche di attentati terroristi che venivano dall'interno, ecco, queste non sono le barricate, però è qualcosa di pre-ottocentesco addirittura, cioè di pre-moderno in un certo senso, dire reazioni che sono, io non oserei dire, di stampo fondamentalista religioso, di tipo medioevale addirittura, proprio perché risposte da parte, diciamo, di forze politiche o anche non politiche, sociali, progressiste, non se ne vedono, quindi vanno a cercare queste risposte bombarole in così sistemi che non si possono neanche tanto definire ideologici, sono proprio sistemi fedi religiose, così. Ecco, questo per dire un estremo. Un altro estremo è la rinascita del razzismo, la rinascita del fascismo e di fenomeni in cui la popolazione esausta comincia a prendersela con lo straniero, ad affidarsi ai partiti, diciamo, lepenisti, così, che sono gli unici che provano vagamente a mettere un po' in discussione anche questo dogma, per cui alla fine in tempi di globalizzazione non ci tocca fare nient'altro che adattarci a quello che dall'alto ci arriva. Io lascerei... Non come fanno gli altri... No, ecco, facciamo... Gli interventi lunghissimi. No, prego. No, allora, io una cosa sul lavoro garantito, perché uno da esterno, quando sente parlare gli economisti MMT, sembra che il lavoro garantito sia una cosa simile al New Deal, cioè grandi lavori pubblici enormi con gente che suda, eccetera. L'impressione che lavori forzati. L'impressione che ho io è che quelle siano le grandi opere che ci stanno, però come la vedo io dovrebbe essere che il lavoro garantito è una cosa abbastanza vicino casa, che entro in breve tempo, e se trovo lavoro esco in breve tempo, perché se no va in conflitto con il mercato del lavoro. Non so se questa è la visione corretta, secondo me sì, però a questo punto, visto che stiamo parlando anche di questo, insomma, dite la vostra. Grazie. C'è qualcun altro? Magari raccogliamo sì, un paio di... Sì. Se lei si diventa più esperto. Ciao a tutti, io ringrazio come al solito i relatori, come sempre. E io prima di cominciare a studiare economia ho fatto relazioni internazionali, quindi vabbè, vi rompo le palle sul vincolo esterno, soprattutto a Rei, ma comunque in generale voglio dire. Intanto vorrei spiegare a Thomas per quest'ultima, certo, qualcosa si può fare. Io penso che in Italia siamo messi male, ma qualcosa possiamo ricominciare a pensare a fare. E la domanda è su questo: è stato recentemente proposto il Federal Job Guarantee da Sanders, qualcun altro si muove in Inghilterra, come tutti sappiamo, eccetera eccetera. Io volevo chiedervi quanto, mettere un po' insieme i due discorsi, quindi quanto questa cosa è fattibile al di là della percezione dell'Unione Europea può avere oggi, magari anche dopo una battaglia culturale di altri anni eccetera, quanto è fattibile tecnicamente e come si mette insieme il discorso sull'Eurozona. E l'altra domanda invece è sulla riflessione che facevi Thomas, diciamo, nel passaggio alla contro-rivoluzione neoliberale che c'è stato all'inizio degli anni 70.
E lì c'è un passaggio fondamentale, dato che abbiamo parlato di maturazione, diciamo, delle classi dirigenti, a un certo punto dobbiamo maturare anche noi e non dobbiamo ripetere gli errori del passato, secondo me. Sul, diciamo, quelle politiche keynesiane hanno mostrato il fianco a un certo punto e hanno mostrato comunque una caratteristica probabilmente intrinseca del capitalismo, cioè un'instabilità probabilmente incurabile. Ecco, e questa passava anche attraverso processi inflazionistici, anche attraverso investimenti esplosivi che hanno consentito comunque, diciamo, un appiglio per ribaltare tutto. Anche questi hanno consentito un appiglio. Quindi volevo chiedere come ha visto, diciamo, il controllo contro la socializzazione degli investimenti nel paradigma MMT o in generale. Sì, no, una cosa, siccome Marcello ha parlato di le barricate, no? Io personalmente, cioè in Italia penso che, cioè, l'unica cosa che eventualmente si può pensare come rivoluzione è la rivoluzione della coscienza. Sarebbe già tanto questo come cosa. Possiamo dirla così. E no, visto che appunto si parlava di rivoluzione, no? Mercoledì c'è stato già detto che praticamente lui ci ha raccontato questo piccolo aneddoto che lui, già che è un economista di formazione marxista, e ci raccontava che qualche anno fa, essendo lui responsabile economico di un socio di fondazione, comunque era di un partito di cui è segretario Ferrero, praticamente a un certo punto Ferrero fa: vabbè, ma già che, ma dimmi un attimo, allora la situazione com'è? E già che gli ha detto: stante com'è la situazione, visto che non cambia, dobbiamo uscire, no? Credeva dall'euro. E allora Ferrero lo guarda e fa: non lo possiamo dire noi questa cosa, no? Questo per dire la rivoluzione, no? Che quindi, queste sono le elite che non vogliono, ok. E a questo proposito ho notato una cosa, visto che appunto è stato citato il fatto che adesso nella piattaforma politica di Bernie Sanders, quindi tra i, diciamo, dalla più di sinistra dei Democrats statunitensi, è stata fatta questa proposta appunto di introdurre il discorso del lavoro garantito, ok? Ho notato che in Italia, cercando di fare un po' di vedere la segna stampa, ho trovato solo due articoli, okay, che hanno riportato questa cosa. Uno sul Sole 24 Ore, che ne parlava in maniera abbastanza neutra, dicendo i pro e i contro, quindi l'aspetto economico. E l'altro, il Foglio, che appunto, come qualcuno probabilmente saprà, è una gazzetta del libro in Italia. Ma la cosa che mi ha colpito è che non c'è stato nessun altro che l'ha riportato, cioè non c'è stato un articolo sul Manifesto, no, eccetera eccetera. Allora la mia domanda per i relatori è: ma com'è possibile fare in modo che questa idea, che sicuramente è un'idea afferente alla sinistra o comunque un certo idea di diritti, visto che abbiamo in Costituzione il diritto al lavoro eccetera eccetera, possa farsi strada in questo tipo di condizione politico e mediatico? Come vengo dalla catacombe del 68, quindi sindacalista, sono un po' di anni, di cui peraltro mi sono accorto alla fine che il risultato è stato una rivoluzione liberale, più che una rivoluzione come la intendevamo noi, di orientamento socialista. E quindi questo ha significato molto poi sugli esiti anche che ha detto Fazio sul fatto che la sinistra abbia introitato le logiche liberali. Una delle motivazioni, rispondendo un attimo o cercando di rispondere, è quella che in Italia ancora un po' il risparmio privato che ha permesso e permette ancora di avere questa rete di relazioni, soprattutto familiari, che rispondono alla necessità di tenere basso il livello della rivolta. E quindi questa cosa qua, io sono nonno, sono padre, pago l'affitto a mio figlio che è a Pisa, insomma ci sono tutta una serie di questioni che tengono basso la rabbia, la mimetizzano. Però la rabbia c'è, secondo me, ed è molto, molto, basterebbe andare, io per lavoro, quando sono sindacalista, nei quartieri delle case popolari,
basterebbe far fare un tour a molti politici, economisti, eccetera, nei quartieri popolari, ma non il giorno in cui c'è il corteo delle autorità, quando non ci sono le autorità, per capire la rabbia che cova in quelle situazioni. E questa è una cosa che cresce, che cresce. L'altra cosa è che in Italia, secondo me, il volontariato riduce anche lì, fa da silenziatore alla rabbia. Molto volontariato che copre un po' i buchi che lascia lo Stato assolutamente incapace, purtroppo non per sua colpa delle classi dirigenti, di recuperare il suo ruolo, che dovrebbe essere invece quello di guida e di presenza forte, perché quando c'è un disagio sociale o c'è lo Stato oppure ce la raccontiamo, ce la raccontiamo, poi ci lamentiamo e ci sono i femminicidi e ci sono le persone che stanno male, i bambini che in ospedale muoiono, insomma, tutta questa cosa. Grazie. Noi sappiamo quanto sia importante l'intervento dello Stato, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo Stato ha ricostruito l'Italia e tutti gli altri paesi. Se vi ricordate, era accordo il Ministero della Partecipazione Statale negli anni 50, il guardacaso è stato abrogato tramite referendum nel 1993, quando si è cominciato, si doveva porre mano alle privatizzazioni massicce. Quindi l'importanza dello Stato in economia, l'importanza del CNEL che volevano abolire adesso con la riforma costituzionale, perché lì sono le parti sociali che poi devono pianificare anche, fare una programmazione economica come organo consultivo, va bene, però è necessario. Quello che volevo chiedere è questo: nella situazione politica attuale, visto che noi ormai abbiamo, cioè ormai no, perché ancora l'Italia ha uno zoccolo duro di piccole e medie imprese che stanno per chiudere o per fallire, va bene, o per essere incorporati, però molte delle nostre grandi aziende sono state delocalizzate, molti nostri asset sono stati messi in borsa e quindi privatizzati, perché l'autostrada, per esempio l'autostrada che portavano denaro nelle casse dello Stato, attualmente vanno nelle casse dei privati, quindi sì. La privatizzazione ha portato a questo. Ti volevo dire, con rinazionalizzare o riportare le aziende in Italia, con le proposte attuali della Lega, tipo la flat tax, che noi non amiamo molto perché effettivamente noi siamo per un'imposta progressiva, chi più ha più paga, eccetera, può essere un incentivo affinché le aziende tornino a investire, le nostre, ritornino in Italia. Come si fa a rinazionalizzare molti dei nostri asset che purtroppo sono andati in Germania privata? Grazie. Allora, direi di partire con le risposte. Chi è che vuole fare? Magari posso. Grazie. Allora, sono cose che sono legate tra di loro. Alcuni punti mi articolerò un po' perché sono veramente importanti. Faccio una premessa. Esistono anche all'interno del dibattito delle persone che mettono in discussione il neoliberismo alcune idee molto perniciose e molto pericolose, ok? Delle idee che da sole bastano a neutralizzare tutto il resto, ok? Quella una delle più pericolose dal mio punto di vista, per la mia esperienza, che non esiste solo in Italia, che esiste dappertutto, cioè esiste in Spagna, esiste in Sud America, esiste, è un retaggio, è un'inerzia del passato, del sistema cambi fissi, e viene chiamata in maniera molto generica vincolo esterno, ed è qualcosa che è generico perché poi in realtà diverse persone intendono diverse cose, e quindi diciamo che la difficoltà nel neutralizzarla sta anche nel fatto che, essendo che diverse persone intendono diverse cose, è difficile, come dire, fare piazza pulita di tutto in una botta sola.
Allora, quindi bisogna capire il vincolo esterno, dopo chi intende cosa. Io posso dire questo. Posso dire che in un sistema a cambi fluttuanti, okay, non c'è la necessità per lo Stato di creare debiti in valuta estera per fare importazioni o per nessun motivo. Okay? E non c'è l'imperativo di mantenere riserve in valuta estera per stabilizzare il cambio. Quindi quando siamo in sistemi a cambi fissi, okay, l'imperativo è mantenere il cambio fisso. Per farlo tu devi mantenere della valuta straniera per riuscire a manipolare il cambio in maniera continuativa. E questo ti crea dei limiti, dei vincoli. In un sistema a cambi fluttuanti, in cui tu rinunci a mantenere fisso il cambio, questa cosa non esiste. Quindi lo Stato non ha bisogno di fare debiti in valuta estera. Quindi lo Stato non può fallire in valuta estera, ok? E quindi il vincolo, cioè lasciatemi dire così, il vincolo esterno, cioè esiste, il vincolo dell'economia esiste, ma non è la bilancia commerciale, ok? Sono le tecnologie, sono la capacità produttiva effettiva, è la dipendenza economica. Cioè cos'è dipendenza economica? È il fatto che un paese è subalterno a produzioni fatte da altri paesi, ok? Ma questo in nessuna misura ti vincola la possibilità di avere piena occupazione, ti vincola la capacità di cosa puoi produrre, che è una cosa diversa. Quindi, e invece, se voi andate a vedere anche nelle lezioni di Cisalatto che io ho letto, l'idea di fondo è che tu hai bisogno delle esportazioni per importare, che tu hai bisogno delle esportazioni per avere valuta estera, no? Ma questa cosa è una cosa che viene fatta in cambi fissi, cioè è lo Stato che continua a intervenire con continui vendite di valuta estera o valuta domestica per mantenere fisso il cambio. In cambi fluttuanti questo vincolo non c'è. Scusate, sono andato un po' tecnico, ma è veramente una cosa perniciosa e a un certo punto bisognerà veramente prendere il toro per le corna su questo vincolo e andare a far, cioè, perché veramente è un problema. Cioè è un problema. Il 15% dei articoli che arrivano al giorno della Post Nation dal Sud America sono su sta cosa, che in un sistema a cambi fluttuanti non c'è. Poi l'instabilità, poi un'altra cosa, si diceva il limite del keynesismo, è vero, ci sono stati dei limiti del keynesismo negli anni 70 che non è riuscito a rispondere anche a livello teorico in modo convincente sull'inflazione e lì ha perso. Ecco, io non sono keynesiano, io sono MMT, quindi la MMT dal mio punto di vista è un passo avanti, cioè è un passo avanti perché risponde, cioè spiega le cose che nel keynesismo sono solo degli assunti e va quindi nelle premesse ma poi anche poi nelle conclusioni, cioè non che sia sbagliato il discorso o non sia importante, però è una delle cose che fa il concetto di monopolista della valuta, è proprio quello, quando si capisce come monopolista della valuta, quindi single supplier, singolo fornitore della valuta, che i termini, le assi di gravitazione, il termine di scambio della valuta sono funzione dei prezzi pagati dallo Stato. Questa è una cosa tecnica, bisognerebbe articolarla meglio, però per dirti, diciamo che ho la presunzione di sapere, di avere una risposta al problema dell'inflazione. L'instabilità finanziaria non diventa necessariamente instabilità reale. Cioè il fatto che, e siamo d'accordo, il settore privato sia prociclico, quindi passi da casi da euforia a panico, questa dinamica non si trasmuta in dinamica reale necessariamente, lo fa se lo Stato lascia che si faccia, cioè se lo Stato ancora le sue politiche agli andamenti finanziari o non agisce in maniera anticiclica, allora ovvio che diventa tutto instabile. Ma vi faccio un esempio, cioè mettiamo che qua c'è un bar con dentro una roulette, un piccolo casinò, quello che succede dentro lì non ha nessun valore per la macroeconomia italiana. Però se lo Stato comincia ad ancorare le sue politiche a quello che succede dentro lì, a questo piccolo casinò, allora certo che l'instabilità di quel casinò si trasmette dappertutto. Ok? Quindi diciamo che lo Stato ha tutti gli strumenti per agire in maniera anticiclica e mantenere stabilità in termini di occupazione, cioè piena occupazione stabile. Poi è ovvio che ci sono tutte le dinamiche reali
di crescita che non è costante, però io dico, quando dico stabilità, lo Stato assolutamente può mantenere la piena occupazione costante. Per piena occupazione intendo disoccupazione 0%, disoccupazione involontaria 0%, quindi anche di più se vuoi della piena occupazione keynesiana. Politiche industriali, giusto, quello che avevate chiesto, gli altri avevano chiesto. Allora, no, una cosa importante, un'altra idea perniciosa, e lo dico netto, uno Stato che fa delle politiche, serve per la signora, però uno Stato che fa delle politiche per cercare di ottenere degli investimenti privati, per cercare di attrarre, cioè come orizzonte, cioè quello è l'importante, ottenere investimenti privati, per me non è uno Stato, è una puttana. No, quindi bisogna, cioè anche non è il problema, uno Stato si può sviluppare senza gli investimenti privati. Non dico che non siano una buona cosa, ma lo sviluppo non è subordinato a questo. E quando tu parli di sviluppo privato, cioè di investimenti privati, a te non ti deve interessare come Stato quanti soldi ti danno o quanto investono, perché a te il tuo problema non sono i soldi, dato che li crei se sei monopolista della valuta. Il problema è la tecnologia che ti forniscono, è cosa producono, come producono. Allora, tipicamente molti dei paesi periferici che sono riusciti ad avere uno sviluppo industriale, come il Brasile, come il Messico, come Taiwan, la Corea del Sud e il Giappone, una delle cose che facevano era proprio di dire: ah, vuoi produrre da me? O vuoi vendere da me? Allora, per esempio le macchine, cose tecnologicamente avanzate, allora il 90% del peso dell'auto lo devi fare da me. E quindi spingi per un trasferimento di tecnologia. Ci sono tutta una serie di modi per spingere questo trasferimento di tecnologia, per obbligare diciamo chi detiene la tecnologia all'estero per portarla all'interno. E questa è la politica industriale. Però quindi non è un discorso di soldi, non è un discorso di investimenti in termini quantitativi, è un discorso di cosa porti in termini di capacità, di know-how, di produzione. Ok, questo che vuoi fare. Finisco. Piani PLT, allora, la visione del PLT, almeno mia, quella di Mosler, è che tu hai prima di tutto uno Stato, un settore pubblico tradizionale, che non viene spiazzato dal privato, cioè che non è che si espande perché c'è la crisi. Cioè se noi decidiamo che ci devono essere tante università, centri di ricerca, ci devono essere tanti ospedali, ci devono essere tutta una serie di produzioni fatte dallo Stato, allora lo Stato deve aumentare la spesa pubblica e occuparsi di questi settori, non perché siamo in crisi, ma perché lo deve fare a priori, ok? Quindi è a priori dal ciclo economico, è a priori dal fatto che c'è o non c'è disoccupazione. E lì lo Stato ha anche la possibilità di spiazzare il privato, quindi di andare a produrre, cioè, cose che il privato già produce e decide, no, adesso lo faccio io, o lo facciamo in competizione. Poi c'è il settore privato, reale, che sappiamo che è dinamico, perché è prociclico, perché alterna momenti di euforia e panico, e quindi ciclo. E poi, come marginale, esiste il piano del lavoro in transizione, ok? Che è quindi diverso dal discorso industriale, e che secondo me non arriva ad impiegare miliardi di persone, però dà un accesso a tutti al lavoro. Ecco, che questi per motivi logistici, per motivi molto. Per il fatto che deve essere molto dinamico, cioè deve essere capace di espandersi anche molto velocemente, e per il fatto che deve essere capace di assorbire praticamente chiunque, deve occuparsi di lavori, diciamo, la cui professionalità si può fare molto velocemente, che vengono formate le capacità professionali molto molto velocemente. Quindi sì, non stiamo parlando che con i PLT fai la Silicon Valley, e i progetti devono essere a breve termine, perché devono essere monitorati, perché devono essere facilmente gestibili, ok? Quindi questo è il grazie mille, scusate se sono un po' dilungato. Grazie. Thomas, hai siamo un po' fuori. Sì, molto brevemente sulla questione del lavoro garantito, sì, diciamo, è chiaro che oggi per lavori garantiti non si intendono, diciamo, almeno nel contesto italiano, non possono intendersi soprattutto grandi lavori pubblici, ponti verso il nulla, autostrade, perché sappiamo bene che l'Italia è un paese già estremamente, diciamo, cementificato, e
quindi devono essere lavori di altro tipo, cioè, di cui però c'è una domanda enorme. Cioè, noi abbiamo oggi in Italia milioni di disoccupati, ma abbiamo anche un paese che esattamente dopo la seconda guerra mondiale è un paese da ricostruire. Un paese in cui c'è da rifare tutto, ci sono da rifare le strade, ci sono da rifare gli edifici che vanno messi, che vanno resi, diciamo, più energeticamente autosufficienti, c'è da rimettere a posto, diciamo, il dissesto idrogeologico, cioè di lavori da fare, cioè, no, necessari, finalizzati a migliorare la qualità della vita di tutti noi, della qualità dell'economia, della qualità del paese, ce ne sono un'infinità. E quindi, come dire, io indirizzerei innanzitutto un eventuale programma di lavoro garantito verso quei lavori là, che non sono lavori, diciamo, che comportano colate di cemento, che comportano, come dire, la costruzione di nuove cattedrali nel deserto, assolutamente. E in questo senso, per me, il programma di lavoro garantito quindi va ben al di là della necessità, diciamo, di fare cose necessarie al paese e dare un lavoro a chi non ce l'ha, ma è anche una maniera per ridefinire il concetto stesso di lavoro. Cioè, oggi tendenzialmente la gente considera lavoro quello che produce profitto nel settore privato, sostanzialmente, cioè, tant'è che e poi a maggior ragione negli anni, come dire, no? Soprattutto a fronte di una campagna di delegittimazione dell'impiegato pubblico come qualcuno che non fa nulla e che sta semplicemente a carico dello Stato. Però è evidente che oggi più che mai c'è bisogno di ridefinire che cos'è il lavoro. Cioè, oggi in tutto questo abbiamo parlato poco o niente, no? della questione forse fondamentale del giorno di oggi, che è la crisi ecologica, la crisi ambientale, diciamo, che vive il pianeta. Ed è evidente, diciamo, che non se ne esce lasciando che il lavoro, cioè continuando a credere che debba essere o che possa essere in primis il settore privato a creare lavoro, perché sappiamo, se guardiamo cos'è il settore privato oggi, è gente il cui lavoro dipende, diciamo, dalla produzione di materiali altamente consumanti, dalla produzione di materiali altamente inquinanti, dalla produzione di plastica che finisce negli oceani. Quelli sono posti di lavoro reali che dipendono però da attività che sono estremamente nocive per il pianeta. Quindi, come riconosciuto ormai, diciamo, da quasi tutti, è chiaro che la salvezza stessa, diciamo, del pianeta e quindi della civiltà umana dipende da una trasformazione radicale dei nostri modelli di produzione e di consumo. Ed è evidente che questa trasformazione radicale dei nostri modelli di produzione, ma chi la deve fare se non la deve fare lo Stato? Cioè, chi la può fare se non lo Stato, che è l'unico attore che può permettersi, diciamo, di pianificare, di pensare a lungo termine, e soprattutto che è l'unico strumento che abbiamo noi per decidere democraticamente quale modello, o comunque, diciamo, se fossimo in democrazia dovremmo avere il potere di decidere quale modello vogliamo adottare. E quindi lo Stato oggi, paradossalmente oggi, che concetti come pianificazione sono più screditati che mai, abbiamo invece bisogno di, come dire, forme di pianificazione economica, ma perché veramente la sopravvivenza stessa della vita sulla Terra che ne dipende. Quindi, diciamo, oggi lo Stato, direi che la pianificazione statale sono veramente elementi essenziali per la sopravvivenza della specie umana, niente di meno. Che sulle altre questioni, diciamo, che sono state tirate su, sì, sono d'accordo con quello che ha detto. Brevemente, diciamo, questo concetto qua si ricollega anche a quello che diceva Giacomo sui limiti del keynesismo. È evidente, cioè, proprio per questo motivo che non si può tornare all'idea keynesiana per cui basta sostenere la domanda attraverso la spesa pubblica, così la gente torna a consumare di più. Cioè, bisogna fare quel passaggio in più, cioè non solo preoccuparsi del livello di domanda, ma della composizione della domanda, della qualità della domanda e della produzione. E questo richiede, come dicevi tu, una forma di socializzazione degli investimenti e socializzazione anche della produzione. Cioè, sono termini che sono considerati vetusti, diciamo, ma, come dire, sono strumenti assolutamente necessari anche dal punto di vista ecologico, e i programmi di lavoro garantito rientrano all'interno di questa roba qua. E, sì, no, sulla questione dei bilanci commerciali sono tendenzialmente d'accordo con Ivan, e posso,
nel senso è chiaro che esistono dei vincoli che sono dei vincoli dettati dalle risorse reali che un paese ha, cioè è chiaro che se tu non hai nulla e devi importare tutto, è evidente che c'è un vincolo di bilancia commerciale effettivo, reale. Detto questo, quasi nessun paese si trova, questi sono esempi estremi, diciamo, quasi nessun paese si trova in quelle condizioni lì, soprattutto diciamo paesi economicamente avanzati non si trovano in quella condizione là, e quindi l'idea che effettivamente un paese come l'Italia non possa, come dire, incorrere anche per periodi prolungati in un deficit della bilancia commerciale è smentita anche dalla realtà dei fatti, in cui la maggior parte dei paesi nel mondo sono paesi in deficit della bilancia commerciale, cioè non sono paesi in surplus della bilancia commerciale, quindi è vero, questo c'è, come dire, tutti, c'è una dipendenza dalla flusso di capitali esteri, questo è vero, è una forma, diciamo, di... Sono d'accordo, però va bene. Dobbiamo pur trovare qualcosa su cui non siamo d'accordo, quindi va bene. Su questo lo so che anche all'interno dei capitali esteri no. Ci sono? No, no. Come no? Non sei constrained. Sì, per le importazioni. Vendi la tua valuta, compri valuta estera, non hai bisogno di che arrivino capitali esteri. Comunque, di questo qua ne discuteremo, avremo modo di discutere, insomma. Comunque, il punto centrale è che sicuramente i vincoli sono molto più lenti di quelli, diciamo, che vengono comunemente riconosciuti. Detto questo, politiche finalizzate a ridurre le importazioni e a sostituire, quindi politiche di sostituzione delle importazioni, anche come diceva Ivan, secondo me sono da favorire, cioè nel senso forme di, come dire, come il vecchio detto di Keynes, per cui io che disse... Io sarei favorevole che tutto quello che si può produrre in un paese si produca in quel paese lì e che si importi solo quello che è necessario importare. Mi sembra come linea di massima, diciamo, un'impostazione giusta. E non, come dire, anche qua, no? Sembra che, diciamo, uno vuole tornare al passato. In realtà queste sono classiche politiche di sviluppo che paesi come la Cina, per esempio, hanno messo in campo in maniera molto efficace. E per chiudere, quello che si chiamava autosufficienza nazionale, oggi si parla di sovranità. Oggi sarebbe stato autosufficienza nazionale, che non vuol dire protezionismo assoluto, chiaro. Non vuol dire nulla. Il rosso bruno che... no, e per chiudere, infatti, effettivamente su questo, diciamo, ha senz'altro ragione Ivan, paesi come la Cina non si sono senz'altro sviluppati perché le multinazionali occidentali andavano lì a fare le fabbrichette, perché se fosse così vorrebbe dire che tra un po' Bangladesh, Vietnam e tutti questi paesi, diciamo, diventeranno potenze economiche. Non è assolutamente così. La Cina, così come qualunque altro paese in via di sviluppo che si è sviluppato, lo ha fatto in primis attraverso, diciamo, politiche stataliste, investimenti pubblici, sostituzione delle importazioni, controllo dei capitali e controllo del sistema creditizio e tutta una serie di altri strumenti che la Cina ha messo in campo e continua a mettere in campo. Questa retorica per cui, capito, la Cina sarebbe un paese iper neoliberista, cioè non è proprio così. Possiamo essere d'accordo sul fatto che sia un paese capitalista, ma un paese che ancora, come dire, in cui lo Stato controlla fette enormi della produzione, in cui esistono controlli di capitale sia in entrata che in uscita, controlli sulla valuta, cioè controlli di ogni tipo, quindi il neoliberismo di che? Quindi insomma, se ce l'ha fatta la Cina, che era fino all'altro ieri un paese, diciamo, dei contadini, l'idea che non ce la possa fare un paese che è già economicamente avanzato è folle. Ti faccio una domanda, ma dov'è che l'ha detto Keynes quella cosa, lo sai? Dove l'ha detta? Sì, ricordi, dove l'ha detta? Dove ha detto l'accensione di Keynes, da dove viene? Tutto quello che può fare, c'è. Cioè. La fonte esatta. No, esatto. Però la trovo, poi dopo mandami qualcosa che faccio. L'autosufficienza nazionale. Ah, no, l'autosufficienza nazionale. E poi no, per chiudere, ovviamente, Giacomo forse mi riprogramma di essere stato un po' pessimista. Io facevo la fotografia della situazione. Detto questo, se sto qua e se, diciamo, passo ore e ore della mia vita, diciamo, senza ricevere un contraccambio economico a fare queste cose qua, è perché ovviamente credo che un'alternativa è possibile, e tant'è che, come dire, io e tanti altri di sottosopra facciamo anche parte di un'organizzazione che si chiama Senso Comune, è un'organizzazione di giovani che sta cercando, tra le altre cose, di fare informazione anche e soprattutto su tematiche economiche quali quelli che stiamo trattando qui oggi, proprio perché pensiamo che quello sia un passaggio fondamentale. E per ridare fiducia alla gente, cioè perché la gente possa tornare a credere che esista un'alternativa, bisogna levargli dalla testa tutte queste cose che gli sono state inculcate nel corso di decenni. E detto questo,
e poi più doveramente, non pensiamo assolutamente che oggi questo ruolo possa, in Italia soprattutto, lo possa svolgere la sinistra, che consideriamo morta e sepolta nel contesto italiano, non so se per sempre, no, per 50 anni non avrà assolutamente nulla da dire, nulla da proporre di... in Italia. All'estero la situazione è una drammatica, in Italia per tutta una serie di ragioni di cui avremo bisogno di ore in più per discutere, non può svolgere questo ruolo, e quindi questo ruolo oggi, diciamo, deve essere svolto, cioè oggi, diciamo, quelle che erano le istanze storiche della sinistra devono essere portate avanti da chi non è più identificato con quella roba lì, che in Italia ormai è identificata con una roba, diciamo, di elite, dell'establishment, una roba reazionaria, quale effettivamente è. E quindi noi crediamo che la strategia sia quella, diciamo, di quello che noi definiamo un populismo democratico, un populismo progressista, cioè la lezione del populismo, che è quella secondo cui, come dire, le faglie che attraversano la società non sono più quelle di un tempo destra, sinistra, capitale, lavoro, come dire, sono dinamiche che esistono ma non sono più percepite dalla gente come le dinamiche, le dicotomie principali della società. Le dicotomie principali della società sono altre, sono alto, basso, elite, popolo, elite, popolo, establishment, inclusi versus esclusi, nazionale versus globale, territorio versus globalismo. Queste sono, diciamo, le faglie, le dicotomie che attraversano la società, e quindi un movimento emancipatorio, diciamo, deve attraversare queste faglie qua, e questo vuol dire, diciamo, adottare una strategia che non è quella della sinistra storica, ma è appunto quella del populismo, ma riempiendo il contenitore populista di tematiche emancipatorie, progressiste, e non di tematiche reazionarie, come invece fanno gli altri, senza fare nomi. Quindi in alto il deficit! Grazie, Raimondo.